Ok, amici, tecnicamente, ciao Kairin, vedo che sei sempre tra i primi, come al solito. Dicevo, ok, amici, tecnicamente dovrei già essere in live, tecnicamente, non ne ho la minima, non ne ho idea, tipo, né della qualità, né del resto. Tra l'altro la qualità dovrebbe essere notevolmente aumentata rispetto agli streaming delle altre volte, però, appunto, niente, non ne ho idea. Allora, iniziate col farmi sapere se mi sentite, per prima cosa, ecco, prima di dire ogni altra cosa, ecco, se hai bisogno di sapere questo, prima di tutto. Allora, aspettate un attimo che oltretutto mi devo un secondo sistemare questa che vedete qua, che è la demo, sappiatelo, non sto giocando io assolutamente, questa che vedete è la demo che sta andando da sola. Adesso aspettate un attimo che magari mi imposto un attimino in modo diverso. Mi voglio impostare in modo un po' diverso tutte le varie impostazioni, ecco, perché non sono messo in modo molto comodo. Oh, ciao, ciao Lu, grazie per il follow. Ecco, adesso infatti è partito il cagaccio, è partito col bu. Aspettate un attimo che ti sento, vedo uno zero in basso, cos'è? Allora, quello zero che vedi, che peraltro è sbagliato, perché non è vero che siamo zero, c'è gente, è il counter degli spettatori, praticamente. L'ho aggiunto da poco e mi serve un po' più che altro perché quando mi vado a rivedere la replica dello streaming, mi guardo quanti spettatori c'erano in magari un determinato momento. Mi serve più che altro anche per una questione un po' di, come dire, di statistica personale, ecco, tra virgolette. Allora, io alzo un po' il volume di OBS perché, oh, ecco, ora ci siamo. Mi fate sentire, ragazzi? Che è successo? Ecco, dicevo, mi fate sentire, ragazzi, se si sente. Cioè, mi fate sapere, scusate, se si sente bene il volume, se si sente bene l'audio del gioco, perché tecnicamente io l'ho regolato, no? Però, per essere discretamente basso, però, ecco, se magari faccio così, dovrei averlo alzato un pochino, e tecnicamente l'audio del gioco io non lo sento, ok, perfetto. Fammi sapere, ciao Kat, fammi sapere adesso se si sente un po' di più, perché ho alzato il volume. Oh, ecco, ora sì, effettivamente. Allora, ragazzi, che dire, sono le 9:05, ciao Jack, ora si sente, perfetto. Dicevo, sono le 9:05, si sente pochissimo, allora alzo un po' di più, aspetta. Aspettate un attimo che alzo. Che ne dite così? A parte che è già un gioco con un audio abbastanza basso di suo, però insomma, fatemi sapere com'è adesso la situazione. È migliorata? Beh, non ne ho idea. Fatemi sapere un attimino tramite la chat se ora si sente un po' più forte. Soprattutto Kailin, se me lo fa sapere. Allora, dunque, io in realtà adesso sono entrato un po' in anticipo, sono entrato, perché tecnicamente, scusatemi, sistemo, volevo entrare alle 9:20, però stranamente è un periodo che riesco a essere puntuale, è una cosa veramente incredibile, non succede mai, si vede però che ultimamente le stelle sono allineate nel modo giusto e quindi riesco a essere discretamente puntuale, anzi, aspettate un attimo, no, scherzavo, non stavo per fare niente, dicevo. E quindi, boh, che dire, si inizia tra un quarto d'ora più o meno, 10 minuti, magari intanto, non lo so, in realtà ho cominciato prima la live, ho iniziato, no? Però come ogni volta poi non ho la minima idea di cosa parlare, no? Tipo adesso, per l'appunto che sto scadendo negli spaghetti più assoluti. Ecco, una cosa devo dirla, per questa live mi sono particolarmente impegnato con lo spam, questo bisogna ammetterlo, perché a sto giro ho spammato un po' da varie parti ho spammato, in genere è una cosa che faccio difficile, non faccio particolarmente, però a sto giro un po' nel gruppo di Wolfrad, un po' nel gruppo di Twitch Italia, quindi insomma tecnicamente adesso questa live dovrebbe avere un po' più di visibilità del solito, ecco, tecnicamente, certo se mi vede, se adesso entrano, no? Se adesso, ecco, scusate, metto anche in pausa. Dicevo, se adesso entrano e mi vedono parlare da solo, mi vedono qua con la chat, mi vedono qua con l'emulatore in pausa, insomma, così non ho idea di cosa possano pensare. Però comunque, dai, si spera che arrivino proprio all'orario in cui ho detto, ossia alle 9:20. Ah, tra l'altro questo gioco,
Non so, chi di voi ci ha giocato? C'è qualche spettatore che conosce questo gioco? Che per caso ci ha già giocato? Che conosce un po' a grandi linee? Guarda, faccio così, scusate un attimo, ecco una cosa intelligente. Dicevo, ciao Ciasca, buonasera. Ciao Videosando, piacere di conoscerti. Chi sarà mai questo figuro? Ciao Manu. Ti spammo di consueto sui gruppi hentai. Oh, esattamente ciò che voglio, esattamente l'utenza che voglio. Grazie Kairin. E dicevo, ma chi di voi ha giocato a questo gioco in effetti? Chi lo conosce un po' vagamente? Chi conosce soprattutto il maledetto secondo stage con le scimmie? Domanda. C'è qualcuno al momento tra gli spettatori? Allora, comunque ci giocavo da piccola, facevo ruggire Simba, se non sbaglio. Sì, si può fare questo, però il ruggito è abbastanza inutile. Cioè, te lo danno, ma non serve a un cazzo. Cioè, serve praticamente nel primo stage e basta. E poi fine, poi non lo usi più, perché, anzi neanche nel primo stage. Cioè, boh, non si sa perché lo mettono. Io conosco della sua esistenza, ma non l'ho mai giocato e non ne so nulla. Beh, adesso vedrai. Ciao, ciao Swan, benvenuta anche stavolta. E sono in blind, no, sono in blind totale. Ah, bene, molto bene, molto molto bene. E no, io in realtà questo gioco ce l'avevo da bambino per PC, avevo la versione per PC di questo gioco qua. E come tutti, una volta arrivato al secondo stage, sono iniziate copiose bestemmie, perché il primo stage, ok. Primo stage tutto bene, insomma, è discretamente easy, niente di particolare. Poi entri nel secondo stage. Allora, nel secondo stage hanno deciso che Simba deve morire, perché praticamente non si sa come mai c'è un salto della difficoltà assurdo. Si parte dal primo stage tranquillo, rilassato, la musica no, dell'inizio del Re Leone, tutta tranquilla così. Poi uno arriva al secondo stage e si trova tipo catapultato tipo in un inferno di scimmie e rinoceronti. Vabbè, adesso poi non vi preoccupate che adesso ve ne accorgerete. Non preoccupatevi che tra poco vedrete. Che poi paradossalmente i primi livelli sono i più difficili. Il primo livello no. Però il secondo e il terzo livello sono i più difficili, ce n'è giusto un altro più avanti, tipo il terz'ultimo, che è di nuovo difficilotto. Però poi per il resto, cioè, il resto si fa, come dire, si fa abbastanza tranquillamente. Quindi, boh, non si sa, ha un level design strano questo gioco, in generale, per quanto riguarda la difficoltà. Allora, l'ha programmato Scar, comprendo. Esatto, Scar vuol dire Dark Mufasa, che ovviamente tipo è il nemico di questa, sarà il nemico di questa live, praticamente. Infatti, come vi dicevo, no? Vediamo un po' se siamo abbastanza, riusciamo magari a far sopravvivere Mufasa stavolta. Wow, ma nello schermo della live non ci sono le maiuscole né i nomi di chi commenta. È vero, cazzo. Perché non ci sono delle maiuscole lì? No, boh, non ne ho idea, ragazzi. Sappiate che ho cambiato un po' di cose anche per quanto riguarda il bot, per quanto riguarda i vari bot, per quanto riguarda, insomma, la visualizzazione, cose di questo genere. Adesso, praticamente, avrete fatto caso che non streamo più in contemporanea su Facebook. Avrete fatto caso. Prima, praticamente, facevo. Prima, non so se vi ricordate, streamavo in contemporanea su Twitch. E su Facebook, e su Twitch, e su Facebook, e inizialmente anche su YouTube. A YouTube ho rinunciato quasi subito, perché mi consumava banda e basta, e in più non mi cagava nessuno lì, cioè lì proprio a fare live contemporanea su YouTube quasi subito ho rinunciato. Però adesso alla fine ho deciso di lasciar perdere anche le live su Facebook, perché cioè non ha senso. Tanto alla fine chi vuole commentare viene su Twitch, viene sempre su Twitch, e quindi niente. Ah, non ti hanno ancora bannato da Facebook? No! Stranamente, Swan, non ancora. E mi stupisco, perché quella live è ancora lì, la live proibita di Videosando, a cui non tutti hanno assistito, no? Spero in particolar modo che non vi assista Zuckerberg. È ancora online sul canale di riserva. A sti punti sto addirittura pensando di farne un'altra. Vi dico la verità, visto che le cose stanno così, sto addirittura pensando di farne un'altra. Sempre di live proibita su questo genere. Però vabbè, sono live, come dire, solo per appassionati, ecco, sono live apocrife. Io sto cercando in tutti i modi di trovare un set di widget trasparenti da personalizzare da me, ma mi sto dannando. Guarda, io ti dico la verità, come.
puoi vedere, in realtà ho tenuto tutto abbastanza basic, cioè modificato poco, ma in realtà sai cosa c'è? Io ho fatto caso che in genere comunque non serve stare troppo, come dire, a impegnarsi, ecco, per quanto riguarda il layout. Basta che sia ordinato, guardabile, che faccia un effetto decente, insomma. E poi, insomma, certo che se ti trovi, tipo, se metti la chat, no, nel mezzo dello streaming, la metti proprio in faccia, allora serve una sega. Però, insomma, comunque sia, basta avere un minimo di, stavo per dire, un minimo di buon gusto, però non so se è il termine giusto, non so se è il termine giusto in questo caso, però vabbè, insomma, è chiaro. Dillo che hai amici alla postale. Non lo dico, però lascio a voi le vostre conclusioni. Facebook è fan di Videosano, spero che lo sia Zuckerberg soprattutto, magari appunto, chi lo sa, magari è passato, ha detto, ah, guarda un po' sto guaglione che simpatico, adesso lo follow, no, non è vero, non mi ha followato, anzi no, tra l'altro, prima effettivamente con Luke ha seguito, siamo arrivati a 70 followers, ragazzi. Ma non male, dai. Almeno per essere da un mesetto che abbiamo iniziato a fare le cose seriamente, non è male. Certo, non so se a dicembre, non so se entro la fine di dicembre riusciamo ad arrivare ai fatidici 100. Sarebbe molto bello, però vabbè, noi ci proviamo, ragazzi. Che vi devo dire? No, sì, è una mia paranoia. Se non parto già perfetto, mi faccio schifo. Ma tu intanto sai cosa? Tu intanto magari qua. Tu intanto pensa a partire in modo ordinato. Poi, cioè, lo vedi che, cioè, se tu passi, no, comunque sia, ogni volta, se ci fai caso, io ogni live aggiungo sempre qualcosa. Facci caso, c'è sempre qualcosa di nuovo che mi viene in mente da aggiungere o da modificare. Per esempio, adesso ho aggiunto, come vedete in basso a destra, della schermata dell'emulatore, adesso ho aggiunto il counter degli spettatori, no? Io tra un po', quando sarà finito, mi vado a rivedere la live e posso vedere quanti spettatori c'erano in un determinato momento, che è una cosa che fa comodo comunque sia, ti aiuta anche a capire all'incirca quali sono i momenti che hanno avuto più impatto magari nel corso della live, quindi insomma, cose di questo tipo. Fai uno di quei giochi dove sei una ragazza e per sconfiggere i nemici devi farteli. Ne vidi uno con Peach che scopava a Goomba. Quello lì magari lo considero come live proibita. Ma lo sapete, ragazzi, che allora, parlando di live proibite, no? Del gioco, quello lì dell'altra volta che non si poteva streamare su Twitch. Ma lo sapete, ragazzi, che ne esiste il sequel? Ne esistono più di un sequel. Esiste il 2, il 3 e persino 1 per Game Boy esiste, che è tipo Mario, tipo nel regno della sodomia, una cosa del genere. Comunque, insomma, c'è molto materiale per queste live apocrife. Non preoccupatevi, visto che è ancora lì, no? Visto che non mi ha ancora bannato, quasi quasi, uno di questi, quasi quasi nei prossimi giorni ci provo. Allora, io ho le conoscenze VIP che fanno fare numeri. Grande Lu, sei grande Lu, veramente. Sei veramente. Ci conosciamo da poco e già mi sono affezionato. Ah, bene, dai, prestale anche a me, semmai. Che cosa? Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Non mi ricordo. Non ho idea di cosa si riferisca a questo commento. Me lo sono tipo. Non ho idea di cosa stessi dicendo prima. Vabbè, ragazzi, è l'Alzheimer che colpisce. Che ore sono? Le 9 e un quarto. Ragazzi, ci abbiamo ancora 5 minuti le conoscenze VIP, ok. Ma è una sega complessa. Ah, no, una saga complessa. Scusa, ho letto male. Non è che dicevo cosa. Insomma, dovevo laggare. Ah, no, dovevo taggare. Ragazzi, oggi proprio gli occhiali non servono a niente. Oggi proprio non ci sto vedendo un cazzo. Allora, quanto tempo rimane? Mancano 4 minuti. Mancano 4 minuti all'inizio di questa nuova live. Non vedo tanti spettatori, cioè vedo i soliti praticamente, fondamentalmente per ora, tra gli spettatori, diciamo, al momento vedo sempre i soliti, nonostante mi sia spammato un po' ovunque, però vabbè, dai, magari ce la facciamo lo stesso a far sopravvivere Mufasa, forse ce la facciamo lo stesso a far sopravvivere Mufasa, ma poi, tra l'altro, ragazzi, stavo pensando una cosa, ecco, un pensiero, no? Ma ci pensate a che merda deve essere in realtà vivere sotto il regno di Mufasa? Cioè, pensateci un attimo. Allora,
Questi praticamente si è sudditi, praticamente si è sudditi di Mufasa, per l'appunto, del regno. E tu niente, sei lì e di tanto in tanto questi qua escono e vanno in giro ad ammazzare gente random per mangiarsela, no? Cioè loro può capitare che loro escano praticamente, ti ammazzano magari il figlio, ti ammazzano il figlio, la famiglia, insomma, ti ammazzano tutti, no? E tu devi stare solo che zitto. Ce l'ho fatta, tu devi stare solo che zitto, tu non puoi dire niente, anzi devi ringraziare di essere sopravvissuto in realtà. Sono abbastanza sicuro che Re Leone sia una pietra miliare per la community furry. Ma sai che ne sono sicuro anch'io. Ho visto cose che voi non potete immaginare. Infatti, boh, ecco, forse ho sbagliato. Forse dovevo spammarmi nelle chat furry, insomma, cose di questo genere. Non l'ho fatto, non l'ho fatto, me lo sono dimenticato. Vabbè, pazienza. Insomma, ragazzi, io il riassunto è che io non vorrei mai vivere sotto Mufasa in realtà, perché questi qua escono, appunto, ti ammazzano la famiglia e tu non puoi dire niente. Tipo, e tu devi solo stare zitto e devi solo stare zitto a bozzare, anzi, prega di non essere il prossimo. Prega di non essere il prossimo e basta. Attendo la prima live con la Fursuit, allora arriverà, non ti preoccupare. Io ero innamorata di Simba, è comprensibile, però una volta Kat ha fatto un sondaggio su Twitter. Ho chiesto su Twitter chi vi fareste di più. Voi, allora, vi fareste di più Simba o Mufasa? Ha vinto Mufasa, incredibilmente ha vinto Mufasa nel sondaggio, quindi boh, sarà per l'appunto tutti i vari Daddy Complex che hanno colpito, però in quel sondaggio lì. In quel sondaggio lì vinse Mufasa, la gente voleva scoparsi Mufasa, ragazzi, quindi vabbè. Ma anch'io vorrei Simba, Kat, devo dirti la verità, anch'io preferirei Simba, però insomma, il popolo ha parlato, no? La democrazia è la tirannia della maggioranza, voglio dire, quindi insomma, esatto, Mufasa ed Eddie, infatti è quello lì il discorso. Ma la butto lì, Scar. Sai cosa c'è di Scar? Scar, secondo me, ha il problema che era chitico, fondamentalmente. È l'anello sotto sua stessa affermazione, peraltro, non è che me lo sto inventando io. Scar dice nel film di essere l'anello debole, praticamente, della famiglia per quanto riguarda la forza bruta, no? Quando Mufasa va lì, gli fa: "Oh, mi stai sfidando?" Così nel film, non so se vi ricordate quella scena. E Scar dice: "Stai calmo, no? Perché tanto, no? Se parliamo di materia grigia ne ho a sufficienza, ma se parliamo di forza bruta, lo sai, no?" Quindi, insomma, fa che Scar è geneticamente più debole di Mufasa e anche di Simba, perché infatti alla fine prende degli schiaffoni, quindi, insomma, non è che, voglio dire, non è che, cioè, l'unico modo in cui poteva vincere, per l'appunto, è tirare il carbone in faccia a Simba, fallisce anche in quello, per cui, insomma, fa proprio cagare. Io sono cresciuto con Il Re Leone 2, ho guardato il primo solo qualche volta in TV. Allora, Il Re Leone 2, devi sapere che l'ho visto molto in ritardo, e la prima volta che lo vidi non mi piacque molto, perché mi sembrò molto. Cioè, mi sembrava una fanfiction, mi sembrava fondamentalmente. Non era un. Ero lì che dicevo: "Ma cos'è?" Ho detto: "Ma cos'è il figlio di Scar?" Poi in realtà non era il figlio di Scar, in realtà, perché sennò sarebbe incesto. In realtà Kovu, il vero figlio di Scar, è, come si chiama, Nuka, il figlio di Scar, che infatti fa cagare anche nel secondo film, no? E fa cagare anche lui, poveraccio. E insomma, non mi piacque molto, però anni dopo lo rivalutai. Anni dopo, devo ammetterlo, lo rivalutai, il secondo film. Il terzo invece non l'ho mai visto, però so che è il terzo delle perle. Allora, ciao, di che si è parlato? Ciao, chi è si è parlato? Di chi vi scopereste di più tra Simba e Mufasa? Del fatto che vivere sotto Mufasa deve essere orribile? Del fatto che, cos'altro? Niente, si parla per l'appunto di Scar, no? Tipo, e cose di questo genere. Del fatto che poverino era chitico? E cos'altro? Sì, è vero, comunque è vero. Il Re Leone è l'Amleto, ma letteralmente. Solamente che, diciamo che Scar è più, come dire, un villain più malvagio di quello dell'Amleto, no? Che comunque sia, che non mi ricordo come si chiama quello dell'Amleto, però insomma, avete capito. Insomma, anche chi dice Simba, vedete, ma vedete che non sono l'unico, cioè io mi farei Simba, onestamente, dico, piuttosto, se dovessi scegliere tra Simba e Mufasa, io personalmente prenderei Simba, devo dire la verità.
Ciao Evelyn. Il terzo è solo il primo dalla prospettiva di Timone e Pumba, abbastanza dimenticabile. È vero, ho visto qualcosa, però nel terzo c'era una scena in particolare che mi aveva fatto ridere del terzo. Però adesso spiegavano una cosa, però adesso non mi ricordo che cosa, non ricordo. C'era qualcosa di interessante nel terzo. Boh, vabbè, a parte però. Ah sì, spiega, mi sembra come sono stati esiliati Timone e Pumba, se non sbaglio, no? Che hanno fatto una figura di merda, Timone e Pumba nel terzo. E niente, e poi a un certo punto c'è tipo il casino con le iene. Praticamente nel terzo il villain non è Scar, ma sono le iene. Nel terzo è più Shenzi, non Shenzi, come si chiama? Come si chiama la iena femmina del Re Leone? Quella più grossa, adesso non me lo ricordo. Vabbè, insomma, quella lì. Allora, vediamo un po'. Clo dice che si scoperebbe Mufasa. Comprensibile, comprensibile del resto. Allora, dai ragazzi, basta. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, però adesso è l'orario. Adesso mi sa che è l'orario, sono le 9:25. Come al solito, siamo anche in ritardo, anzi, 3 minuti. Dai, in anticipo che eravamo, siamo in ritardo. Quello dell'Amleto non si chiama Scar. No, mi dispiace, hai letto Fate. Allora, Nadia Toffa, Vutto, cos'è? Cattivo del Re Leone 4. Vabbè, insomma, Klo per l'appunto che conferma che si scoprirebbe Mufasa. Dai ragazzi, basta. Ragazzi, basta. Grande Mac Cricket che ha mandato i bits. Che a proposito, devo cominciare effettivamente a mettere dei reward per i bits, no? Come vedete che sta facendo Mac Cricket. Perché effettivamente nel mio canale al momento manca un sistema di reward per quanto riguarda i bits. E quello che stavo pensando di fare era di mettere una quota praticamente, che raggiunta una certa quota, magari che so, raggiunti i 10.000 bits, per esempio, o i 1.000, succede qualcosa sul canale. Però ci devo pensare, ragazzi, abbiate pazienza, ci devo un attimino pensare, perché poi molti, per l'appunto, dei miei followers non hanno neanche idea di cosa siano i bits, per cui, insomma, dovrò un attimino parlarne, farne un post sulla pagina, insomma, cose di questo genere. Ragazzi, basta, abbiamo riso. Abbiamo scherzato, il caffè è finito, faceva anche cagare, peraltro, mi è venuto anche male. Direi che possiamo iniziare. Direi che possiamo iniziare questa umiliazione in diretta, praticamente con Re Leone. Vediamo un po' se riusciamo stavolta. Vediamo un po' se stavolta Mufasa riesce a sopravvivere per caso. A proposito, avete fatto caso che si vede meglio in generale, questa live, come impostazioni, come tutto? Spero di sì. Spero di sì, e se non ci avete fatto caso, beh, andate a fanculo. Allora, difficoltà, vabbè, normale, non stiamo a mettere easy perché è ridicolo. Non stiamo a mettere easy perché è ridicolo. Il sound test, vabbè, sì, triggers, no, vabbè, dai ragazzi, non siamo su Tumblr, di conseguenza niente triggers. Allora, direi che possiamo iniziare. Dai, adesso ci siamo, spero che siamo in ritardo, sono 9:25, iniziamo. 3, 2, 1, via. Oh, Klo è arrivata appena in tempo. It starts, appunto, come dice Timon. Allora, vediamo un po' se riesco a ricordarmi ancora qualcosina di questo gioco. Cioè, no, in realtà vi dico la verità, ieri me lo sono un po' rivisto, eh. Ieri me lo sono un po' rivisto perché non è che non ricordassi benissimo, diciamo, questo gioco qua. Però, insomma, comunque, a grandi linee non è che ho dovuto ripassare più di tanto, ecco. Quindi, dai, andiamo avanti. Ecco, vedete, il ruggito serve a questo. Quando ci sono i nemici come questi, i ricci, no? Noi col ruggito li ribaltiamo e poi li ammazziamo. Allora, questi devono morire, no? Adesso il primo stage è ancora abbastanza facile, vi ripeto, no? Ma non preoccupatevi che dal prossimo si comincia a ridere. È come se si comincia a ridere. Che bello, mi mancavano le tue live. Anche tu, Klo, mi sei mancata tantissimo, no? Sono felice che ora tu sia tornata. E anzi, spero che in Giappone sia andato tutto ok. Ma tanto sentite un po' come sono belle le musiche, cioè, a me questa musica mi fa un po' piangere, devo dire la verità. Cioè, è proprio bello, cioè, questo gioco, diciamo, dal punto di vista grafico, comunque sia da cura per i dettagli, così, è fatto molto bene, ragazzi. È fatto molto bene, non sto assolutamente scherzando. Cioè, ecco, chi fa cagare sono io. Chi fa cagare sono io, ovviamente. Aspettate, che voglio prendere. Quella è un'espansione della vita, aspettate, 3, 2, 1, via! Ok, vai. Ok, abbiamo aumentato la nostra vita massima, però in questo livello ci sono svariate cose, vedete? Quello lì è il checkpoint, no? Se noi prendiamo questo, no? Questo è il checkpoint, se per caso moriamo, si riparte da qua. Certo, morire al primo stage bisogna proprio impegnarsi, eh? Bisogna veramente impegnarsi, però, insomma, non si sa mai. Allora, adesso, vedete, qua ci sono svariati segreti, che mi ricordo. Aspettate, Madonna, mi sa che ci devo aver giocato da piccola perché mi è familiare. Ci sta che sia giocato Kat, perché
era un gioco molto, come dire, era un gioco molto conosciuto, molto famoso. Ma è quello con Simba che vola su un aereo nazista? Sì, esatto, Yosuke, è proprio quello. È esattamente quello, infatti tra poco ci sarà l'aereo nazista, tra poco che comparirà, però compare solamente tra... Allora, vedete, questo è un segreto, tra l'altro, ma vedete, io qua c'era nascosta una vita, no? E il segreto però non era questo, il segreto è questo, guardate. Ecco, mi ricordo che se io faccio così c'è un passaggio segreto e qua sotto c'è un continue, addirittura, guardate. Ecco, questo deve morire. Allora, vado giù, aspettate. Ecco fatto. L'abbiamo preso. Ah, ok, adesso signori, mi sembra che no, non abbiamo preso tutto. C'è ancora una cosa in questo stage da prendere. Se non vedo l'aereo nazista adesso sarò molto deluso. Arriva l'aereo nazista, arriva al prossimo stage, Jack, non ti preoccupare. Allora, proseguiamo, no? Ci sono definitivamente e io sono felicissimo di questo, chi è? Andiamo avanti, non ironicamente, cioè sembra una presa per il culo, però in realtà è vero, cioè, sono veramente felice della tua presenza, non sto assolutamente scherzando. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, mi sembra che, vaffanculo, dicevo che qua ci sia, allora, a parte quello lì che dà accesso al bonus stage, no? Che adesso lo vado a prendere. Allora, qui piglio questi, grazie mille. Questa è l'espansione per il ruggito, che vi dico la verità, non ho mai capito che cazzo serva, cioè... Chi se ne frega se il ruggito è più alto o più basso? Cioè, boh, non ho capito. Forse c'è qualcosa che mi sfugge. Forse c'è qualcosa che mi sfugge, ma vabbè, non è particolarmente importante ai fini di questa live. Allora, l'insetto che ho preso, quello che era qua, ci dà l'accesso. Scusate, sto ruttando. Ci dà l'accesso al bonus stage, praticamente, no? E però, appunto. Dobbiamo anche cercare di sopravvivere. Allora, adesso a sti punti mi sembra che abbiamo veramente fatto tutto. Mi sembra che veramente non ci sia più niente. Per cui adesso preparatevi, ragazzi, perché ora c'è il boss enemy. 3, 2, 1, via. Eccolo qua, questo è il primo boss. Allora, spero che vi piaccia il boss team di questo gioco. Perché è l'unica volta che lo sentirete. Cioè, non è che manchino altri boss. Ci sono altri boss in questo gioco. Però, curiosamente, il boss team c'è solo in questo e nell'ultimo. E basta, tipo, non si sa come mai. Oh, ecco, ragazzi, difficilissimo, eh. Ecco il nostro amico Mufasa, per l'appunto, no? Che insomma dobbiamo cercare di far sopravvivere. Oh cazzo, ecco, questo è il bonus stage. Dobbiamo cercare di prendere sti cazzo di insetti, no? Per l'appunto. A volte ci droppa. Abbiamo fatto cagare. Vabbè, a volte praticamente ci droppa delle vite. In questo caso, beh, non ci ha droppato una sega. Per cui, ragazzi, siamo al livello maledetto. Questo è veramente il livello cursed. Quello proprio che molti, veramente dove tutti si sono bloccati. Vediamo un po' se noi ce la facciamo. Quando ruggisci consumi stamina, quella è la stamina. Ma che me ne faccio? Cioè, che me ne faccio della stamina? Questo è questo il fatto. Cioè, non cambia niente. Non cambia niente, anche il ruggito, non serve a nulla. Quindi, boh, non so bene. Ok, sono sicuro di averci giocato adesso, perfetto. Chi è per appunto che sta già cantando, no, la musica? Che tico, è vero, non è un elefante, è un rinoceronte, carissimo, hai visto male. Allora, basta ragazzi, dunque, adesso, ok, è bellissimo cantare qua, però insomma, adesso sta per arrivare veramente l'inferno, sta per arrivare. Oh, Aaron is now following, grazie mille Aaron, speriamo che adesso arrivi il suono in diretta, perché è sempre in ritardo, come al solito. Aspettate che arrivi, arriva adesso. Non sta arrivando, vabbè, insomma, vabbè, prima o poi arriverà, intanto andiamo avanti. Vi dicevo, ragazzi, questo è il livello maledetto. Ci sono ste cazzo di giraffe per cominciare, che come vedete, se tu ci stai sopra per troppo, finisci giù. Allora, se io per ipotesi dovessi perdere una vita adesso, no? Anche se siamo al secondo stage, non c'è veramente alcun rimpianto. Cioè, non c'è niente, non c'è motivo di vergognarsi, perché questo è uno degli stage più difficili del gioco. Questo è uno degli stage più difficili di tutto il gioco, ragazzi. Ma non sto scherzando. Ecco, è arrivato, mi sono anche spaventato. Dicevo, è uno degli stage più difficili di tutto il gioco, ma senza alcuna ironia, se senza alcuna ironia. È una cosa terrificante. Adesso vedrete da farsi. Allora, dunque, adesso bisogna fare prima di tutto. No, non così, no? A parte che oltretutto queste cazzo di code c'hanno tipo una hitbox strana pure, vabbè. Insomma, allora, bisogna prima di tutto far girare queste scimmie, bisogna far girare, no? Grande Mac Cricket che continua a scirare e a fare il tifo per noi. Allora, dicevo, bisogna prima di tutto far girare queste scimmie, no? E adesso si ride, guardate un po' adesso come si ride, eh? Allora, ragazzi, preparatevi perché adesso si comincia a ridere. 3, 2, 1. No, 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 wow, 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 ora si ride, ragazzi. Ora si ride, preparatevi. Bisogna concentrarsi ora, eh? Ora parlerò poco.
Ecco, adesso ragazzi, c'è questo punto qua che è abbastanza un casino, attenzione, no, no, no. Ma io sarò un grande re, nemici attenti a voi, e con un look fantastico, più forte Ruggiero. Hai visto che sono arrivati gli aerei? Attenzione adesso! Attenzione adesso! Oh, ce l'abbiamo fatta. Quel punto lì era non era semplicissimo, era un doppio salto da fare velocissimo, ci siamo riusciti, incredibilmente. Dai, siamo riusciti anche al primo tentativo. Ok, ragazzi, ecco, questo è il punto più difficile del gioco. Ma veramente, cioè, se io muoio qua, vi ripeto, nessun rimpianto, questo è il punto più difficile. È il punto più difficile perché tu ti devi aggrappare alle code di sti cazzoni, no? Però non ci riesci mai bene, ciao Jess. Non ci si riesce mai bene perché hanno una hitbox strana. Allora, io ho notato che un modo abbastanza... Guardate anche l'animazione, che figata, quando rimane fermo. Dicevo, un modo abbastanza sicuro per riuscire ad arrivare dall'altra parte senza morire è quello di tenersi sulla chiappa sinistra del rinoceronte. Adesso vediamo se ce la facciamo, eh. Scusate ragazzi, ma adesso smetto di parlare perché ci voglio riuscire senza morire, possibilmente. C'è anche un continuo lì, allora sto zitto, scusate, attenzione, dai, ok, attenzione ragazzi, scusate, sto zitto. Sì, oh. Ragazzi, non so se avete percepito la tensione del momento, non so se avete percepito, quello lì era veramente il punto più difficile, ma non è finita, eh! Non è finita, ragazzi! Non è finita! Allora... mi sto cagando addosso, scusate, mi sto cagando addosso, questo punto è troppo difficile. La polizia! Ok... Occio! Oh. Ok... No, 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 no! Ok, attenzione, ragazzi, scusate, ma qua veramente è... Qua veramente c'è la tensione vera, ragazzi. Adesso dobbiamo dare la coda, dobbiamo saltare sulla testa della giraffa. Attenzione. Via. 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 Ok. E via. Ok, ragazzi, non è finita. Non è finita, ragazzi. Attenzione. Occhio, siamo di nuovo sull'aereo nazista. Attenzione, giù. Attenzione, ragazzi. Wow. Occhio, stavolta senza frecce. Stavolta senza frecce. Giù. Attenzione. Doppio salto. Ok, occhio, giù! Attenzione, giù! Occhio, ragazzi, occhio! Ok, occhio! Dai, ce l'abbiamo fatta, occhio di nuovo! Oh. Ragazzi, questo era il punto più difficile. Questo era il punto più difficile del gioco. Ma davvero, da qua in poi la strada è... Non dico dritta, però per l'appunto era un casino. Cioè, sì, la fascia... vedo che avete notato tutti la fascia degli ippopotami che stavano per l'appunto ridendo di noi, no? Però ce l'abbiamo fatta. Però ce l'abbiamo fatta al primo tentativo, a sto giro. È andata bene. Allora, hai visto, Jack, che figata l'animazione per l'appunto di lui quando stai fermo, no? Che rimane a fissare la farfalla. E niente, sì, davvero, chi l'ha pensato? Ragazzi, è una cosa assurda. Questo livello è... cioè, per essere il secondo livello, è un casino. È veramente un casino, ma anche il prossimo non scherza, anche il prossimo non scherza. Non preoccupatevi, perché cioè, i primi livelli sono i più difficili, poi dopo si va abbastanza spediti. Ecco, una cosa positiva è che non c'è il tempo come nei giochi di Mario, praticamente. Io tecnicamente potrei rimanere qua tutto il tempo, tutto il tempo che voglio, non c'è assolutamente un tempo limite per i livelli, quindi possiamo prendercela relativamente con calma. E quindi dai, insomma, andiamo avanti. Adesso questo punto è abbastanza chill, a dire la verità. Bisogna... no, non andare di qua, bisogna far girare ste cazzo di scimmie, no? Allora, mi sembra che la prima cosa che devo fare è questa, che c'è una vita qua sopra, guardate un po'. Ecco fatto, c'era una vita. Allora, e questa è fatta. Poi, non è finita. Adesso bisogna ruggire questa, che si gira. Poi... Me lo sono un po' ripassato, perché insomma la prima volta non è stato così semplice ricordarsi cosa bisognava fare. Allora, adesso bisogna fare qua, così vediamo un po' se adesso ci fa tipo un lancio esagerato. Wow, occhio, ecco ragazzi che volo, siamo arrivati qua, lì c'è una vita che adesso prenderemo. Ok, adesso si ruggisce a questa e si gira, e fin qua tutto ok, no? Adesso, di nuovo, non è finita. Allora, a parte il fatto che... Che succede se mi facevo... Non mi ricordo. Che succedeva se mi lasciavo lanciare da questo? Una sega, vabbè, insomma, l'importante è stato il tentativo. Ok, ragazzi, adesso...
Adesso, questo è un altro punto difficile. Questo è un altro punto discretamente difficile. Scusate se adesso non guardo la chat, ma è il momento di concentrarsi, eh. Simba guarda la farfalla, invece che guardare la farfalla dovrebbe guardare per appunto quello che ci aspetta adesso. Allora, aspettate, eh. Aspettate che mi devo concentrare. Devo respirare un attimo. Vai. 3, 2, 1, via. Andate. Via. 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 Oh, dai. Ragazzi, il più è fatto. Il più è fatto, ragazzi. Il livello a sti punti è finito, praticamente. A sti punti non c'è più nulla di... nulla di cui preoccuparsi. Allora, adesso niente, una stronzata adesso, abbiamo finito. Semplicemente ci facciamo portare avanti e indietro da ste scimmie. Vedete, adesso che ci fa fare il volo, tipo... sì, vedete, si va dall'altra parte, no? Si va tranquillamente dall'altra parte. Adesso, vedete, ci riportano indietro, mi sembra, infatti... Lì c'è di nuovo uno di questi cazzetti per accedere al bonus stage, ma prima ruggiamo a questa, che così si gira. Poi prendiamo questo e ecco fatto. Ok, no, non era quello che volevo fare, però mi sembra che, vabbè, insomma. Adesso, che si deve fare adesso? Boh, mi sembra che si debba ruggire anche a questa, non vorrei dirvi stronzate, ragazzi, eh. Vediamo un po' se mi ricordo bene. Probabilmente no, probabilmente mi ricordo male, però vabbè. Sì, infatti, mi ricordo male. Adesso bisogna fare così, mi pare. Vediamo, eh. Vediamo un po' che succede, se ci ho azzeccato, che non mi ricordo. Vediamo un po'. Sì! Ragazzi, il livello è finito, se non ricordo male. È finito. Dai, ce l'abbiamo fatta. E senza morire, eh. Siamo stati bravi. Ok, ragazzi, questo è il bonus stage. Dobbiamo cercare di prendere più insetti possibili e cercando di evitare quelli neri. Se ce la facciamo, per appunto ci sono svariate ricompense, come vedete vite. No, aspetto altri insetti, c'è una vita che mi aspetta. Se riesce... vaffanculo, vabbè. Ho fatto cagare, però... ho fatto cagare... vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Andremo avanti anche così. Ok, ragazzi, ora c'è questo livello che non è simpatico per niente. Ci sono, per l'appunto, ste cazzo di iene. E dobbiamo cercare di evitarle. Bravo, complimenti. Ti sto facendo vomitare, no? Per essere appena iniziato. Complimenti. Attenzione. Oh, vai. Comunque, abbiamo preso un sacco di danni, ma non c'è niente di cui preoccuparsi, perché adesso ci sono dei... mi sembra che ci siano... svariati recuperi di vita. Sì, infatti, ce n'è uno qua. Ce n'è. E uno qua, dai. Adesso, attenzione, perché anche questo stage non scherza, ragazzi, eh. Tutti dicono un secondo con le scimmie, ma anche questo, insomma. Anche questo vi posso assicurare che non fa ridere. Che non fa ridere per niente. Allora, adesso andiamo avanti. Qua c'è un'altra iena, mi ricordo. Sì, ok, attenzione. Uè, occhio. Occhio, ragazzi. Occhio. Ok, uno. Adesso vi do un altro schiaffo. Sentite che c'è la musica tipo di... la musica sempre di Scar. Attenzione, ragazzi. Di Scar. Di Dark Mufasa, volevo dire, ovviamente. Di Dark Mufasa, ovviamente, volevo dire. Non fraintendiamoci. Ok, ero uscito dalla chatroom per caso. Boh, spero che non ci sia stato... C'è stato mica un calo... c'è stata mica della lag, ragazzi. Perché ho visto... vedo un messaggio strano nella chat. Boh, vabbè. Insomma, io vado avanti per ora, eh. Io vado avanti. Allora... allora, fermi tutti perché lì c'è un'espansione per la vita. Attenzione, 3, 2, 1, la polizia! Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Adesso prendiamo questa. No, non era un'espansione per la vita, era l'accesso al bonus stage questo. Che stiamo, insomma, però ce la stiamo cavando bene, devo dire, sta a vedere. Allora, attenzione, adesso facciamo così. Occhio adesso. Attenzione, adesso questo è un salto un po' complicato. Complicato, dai, ce l'abbiamo fatta. Attenzione, ora si salta. 3, 2, 1, il bambino. Ok, dai, tutto ok. Ecco, ragazzi, questo stage è un casino perché ci sono sti avvoltoi di merda, ci sono, che sono proprio dei cagacazzo, ma dei cagacazzo autentici, eh. Muoiono tipo con due colpi, però ci spaccano i coglioni, perché bisogna avere un certo tempismo comunque per farli fuori. Allora, chi è nel frattempo? Vedo che si sta dileggiando in Sanremo, no? Per l'appunto, la cosa mi rende molto felice, però... allora, attenzione adesso. Cosa bisognava fare? Non me lo ricordo. Ah, mi sembra che qua ci fosse un pezzo del ponte che crollava, per cui bisogna saltare facendo discretamente attenzione, per cui... allora, la carica. 3, 2, 1, via, 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 via! Occio! Ok, dai, tutto ok. Adesso c'è un altro di questi cagacazzo, ragazzi, sono tantissimi, sono veramente dei rompicoglioni assurdi. Allora, adesso rimaniamo sempre giù, sì, i pazzi alati, esattamente, allora innanzi li ribattezziamo così. Allora, si potrebbe andare avanti, però sono una metafora degli anziani. Esatto, questi sono gli anziani praticamente, no, che
che niente, tipo che vota gli anziani, che non lo so, che votano i partiti fascisti, non ne ho idea. Allora, attenzione adesso, questo punto qua. Tra l'altro, ragazzi, questo punto qua, ricordo, che mi ha fatto impazzire più volte, perché non riuscivo mai a capire, in realtà sto bestemmiando anche ora, però insomma, non riuscivo mai a capire quale fosse il modo giusto per saltare, no? Ed è abbastanza un casino, in realtà, perché... Allora, aspettate, qua ci siamo, qua ci siamo, occhio adesso, occhio, ok, adesso, no, ok, vaffanculo, oh. Allora, adesso, vedete, faccio una cosa che non vi piacerà, però è necessaria. 3, 2, 1, occhio ragazzi, occhio ragazzi! Ok, dai, abbiamo preso una vita, ci siamo presi, no? Che c'era un segreto qua, siamo a 7 vite, per ora tutto ok. L'anziano psicopatico non è ritornato, per cui possiamo andare avanti tranquilli. Facciamo sempre questi salti, no? Attenzione, signori, attenzione, e vaffanculo, porca troia, ragazzi! Allora, bisogna fare così, poi così, poi così, poi... Così, ragazzi, non potrei mai fare una speedrun di questo gioco perché veramente è terrificante. BTV, mi sono registrato su Twitch solo per vedere le tue dirette. Yosuke, sei un grande. Sei veramente un grande. Allora, attenzione. Attenzione qua, adesso, perché... qua cosa c'era? Non me lo ricordo. Bisognerebbe saltare, bisognerebbe, però non mi ricordo bene in che modo. Forse bella come ci sia la farfalla anche nel cimitero del cimitero degli elefanti. No, comunque a parte tutto, Yosuke, davvero apprezzo che ti sei iscritto a Twitch apposta per seguirmi. È una cosa che mi fa davvero davvero molto piacere. È un obiettivo in realtà che cerco di raggiungere un po' con tutti. Ah, quindi adesso, ragazzi, andiamo avanti. Attenzione qua, signori. 3, 2, 1. Mi sembra che fosse un po' più a sinistra. Attenzione a questo insetto del cazzo. C'è di nuovo il nostro amico qua, no? Che, ecco, vaffanculo al nostro amico. Allora, ho preso qualcosa, non ho idea di cosa, ma ho sentito fare cool, per cui in teoria dovrei aver preso qualcosa di utile tecnicamente. Ho letto le regole che ha imposto. Hai letto le regole che ha imposto Twitch in seguito all'articolo 17? No, ti dico la verità, non le ho lette, però ho letto che c'è un po' di casino riguardo. Che c'è di nuovo un po' di casino in merito. Ho visto che su YouTube effettivamente già me l'aveva segnalato. Però non ho guardato, devo dire la verità, non ho guardato e spero che non coinvolgano ancora questa live, spero, perché se no, ragazzi, niente, se no è finita. Ti ho scoperto grazie a una live su Facebook in cui giocavi a un gioco per i puffi. Cazzo, bellissima quella live, sai che io so che quella live lì è una delle mie preferite in assoluto, però è un po' uno spreco che sia stata su Facebook e basta quella live lì. Però vabbè, dai, tra l'altro c'hai Puffy 2, anche ti interesserà sapere, pure quello lì da streamare, e pure un gioco di Daffy Duck terrificante. Ma vabbè, dai ragazzi, una cosa per volta, ora che siamo appunto su Twitch definitivamente, che abbiamo trasmesso una live del martedì, ne parleremo poi più avanti. Allora, credo sia più pesante per chi mette musica durante qualche live. Vabbè, allora io in genere non metto quasi mai musica, almeno non che io ricordi, a parte queste appunto del Re Leone, no? Io mi sono iscritto per te, Wolfrad, ma tanto Wolfrad fa live ogni 3 mesi, e invece domani la fa, e invece Kylin mi ha detto che tecnicamente domani la fa la live, Wolfrad, se ci sei, sappi che lui c'è. Ti prego, il gioco su Daffy, arriverà, fa cagare, sappilo, è bruttissimo, è un gioco su Daffy Duck contro Marvin il Marziano. Allora ragazzi, basta, andiamo avanti perché abbiamo parlato abbastanza. Cavolo, quanta gente che si è iscritta per me, ragazzi, è veramente un onore. Allora, adesso vi dicevo che qua sopra mi sembra che ci sia un segreto, vediamo un po' se riesco a raggiungerlo. 3, 2, 1, occhio! Dai, ce l'abbiamo fatta. Mi pare che, ecco fatto, qua c'è uno di quei segreti praticamente per l'aumento del ruggito che non serve a niente, vi ripeto, però ce lo danno, quindi ce lo danno, per cui che vi devo dire, ce lo prendiamo. Quanto è Mussolini? Simba quando stai fermo, lo luata, è vero, se sto qua soprattutto, no, è proprio lui che si sta rivolgendo alle folle praticamente, no, e vi ripeto, sì, è Duck Dodgers, è Duck Dodgers, si chiama Duck Dodgers Daffy Duck in The Marvin Mission, si chiama quel gioco lì, ed è terrificante. Io l'ho finito senza save state, ma è stata un'esperienza orribile, che è mezzo metroidvania anche, cioè è una cosa assurda. Vabbè ragazzi, dai, basta, andiamo avanti. E qua mi sembra che dovessi tenermi a sinistra. Sì, infatti, meno male che mi sono... c'è sto bastardo. Attenzione, speriamo di riuscire a ammazzarlo. Oh, ecco fatto. Occhio. Oh, beh, già c'è il checkpoint. Già c'è il checkpoint, ragazzi. E iniziamo a essere... Inizio a sentirmi un po' più al sicuro, se non altro, devo dire. Allora,
Adesso, signori, questo punto non è semplicissimo perché bisogna correre. Se questo geyser ci becca, ci ammazza, e di conseguenza bisogna veramente correre, no? È sempre una metafora sul fascismo, Gesù, che è sempre una metafora sul fascismo. Allora, ragazzi, Madonna, che paura. Ogni volta, ragazzi, che mandate questi suoni mi cago addosso. Allora, basta, ragazzi. Allora, prepariamoci. 3, 2, 1, via! Ragazzi, bisogna correre. Via, 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 via. Occhio, via, 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 via. Ragazzi, sto premendo come un pazzo sul controller. Via, 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 via. Attenzione, ragazzi. Attenzione, ragazzi. Attenzione, ragazzi. Ok, dai, ci siamo riusciti. Ok, adesso ci sarebbe qualcosa lì per la vita da recuperare, ma insomma, guardate come si fa, eh. Guardate come si fa. Io faccio così e vaffanculo. Ecco fatto, se n'è andato. Adesso di conseguenza possiamo, come si dice, possiamo saltare qua sopra, fare così, ecco. Abbiamo anche recuperato una vita. Ok, ragazzi, adesso c'è un punto, no? Per il quale io, devo dire, ho osservato e ho elaborato una strategia particolarmente elaborata che solamente i pro gamers riescono a fare. Cioè, se non sei un vero gamer, questa strategia non la riesci ad attuare. Per cui guardate attentamente. Io personalmente, questa che farò adesso, l'ho chiamata la strategia di Baglioni. Sapete perché? La strategia dove mi levo dai coglioni. Cioè, veramente, io ignoro completamente qualunque cosa e corro. Sì, ciao ragazzi, via, 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 via. Sì, sì, ciao amici, ciao, via, 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 via. Ecco fatto, vedete, questa che avete visto è stata la strategia di Baglioni, è stata quella che avete visto, no? Dove ci siamo levati dai coglioni, era tipo skippato completamente a quel punto lì, no? Insomma, evitando tutti i nemici, eccetera, ma era decisamente la cosa più conveniente. Adesso c'è una vita, attenzione, ora che vi ho fatto vedere la strategia di Baglioni, ricordatevela, qua c'è una vita, ecco fatto, e qua sotto c'è un continue che è un po' rischioso da prendere, però noi ci proviamo, vabbè, siamo presi i danni. Ma la parte rischiosa non è quella, la parte rischiosa è questa, perché adesso io da qua devo riuscire a saltare di nuovo su quel cazzo di telo, e non è semplicissimo, vi assicuro che non è affatto semplice. Per cui adesso ci proviamo, 3, 2, 1, occio, ok, dai, in base a bug strane e cose di questo genere ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo avanti, ci recuperiamo anche un po' di vita. Qua c'è un figlio di puttana, di nuovo, vedete, ecco fatto. Ragazzi, adesso c'è un boss enemy, che chi sarà mai questo boss? Ovviamente sono di nuovo ste cazzo di iene, no? Che, ragazzi, sono delle spacca cazzo, sono in sto gioco allucinante. Vediamo un po', allucinante, vediamo un po' se fa un culo. Oh, dai, una l'abbiamo ammazzata, però adesso mi sembra che ne spunti una terza. Infatti, ragazzi, ne spunta una terza. Ok, dai, ne rimane solo una, ne rimane. Cazzarola, però non abbiamo un cazzo di vita. Vediamo un po' se ce la facciamo. Ho sbagliato, scusate, mi sono cagato addosso. Attenzione, ragazzi, attenzione. Occhio. Beccati questo, ok? Ok, ancora un colpo. Ancora un colpo, ragazzi. Oh, dai, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo schivato il boss enemy. Siamo per l'appunto riusciti a farcela. Adesso abbiamo finito il livello, ragazzi. Abbiamo finito il livello e, come potete vedere, no, adesso c'è il nostro nemico, che è Dark Mufasa, come vedete, che ci sta osservando praticamente. E guardate un po' cosa succede ora. Guardate, no, a parte questo, per l'appunto, no, che c'è di nuovo il bonus dove per l'appunto bisogna ruttare praticamente, no, per evitare questi cazzo di insetti. Oh, ce l'abbiamo fatta finalmente a prendere una vita in questo modo. Era ora. Attenzione, ragazzi, perché andiamo a prendere queste merdate. Vediamo un po' quanto riusciamo a resistere, eh. Quanto ce la facciamo a resistere? Occhio, ragazzi. Madonna, che bestia. Quanto stiamo resistendo? Occhio. Vabbè, dai, ragazzi. Comunque siete stati bravi, devo dire, a sto giro. Vabbè, se lo dice, non ho capito che cazzo ha detto, però qualcosa di figo. Wow, ragazzi, attenzione, attenzione, perché adesso è il momento, no? Questo è veramente un epic gamer moment, no? Veramente, se potessi mi metterei l'avatar del Joker. Bisogna fare attenzione, ragazzi, bisogna fare attenzione a questo punto. Oh, e vaffanculo, mi hanno già inculato. Occhio, ragazzi, via! Bisogna tenersi qua sulla sinistra. Attenzione, signori, attenzione, ok, adesso qua al centro. Occhio, ragazzi, occhio al sasso. Attenzione, ragazzi, attenzione, porca troia, attenzione, questi per l'appunto sono, non lo so che cazzo sono tipo, saranno per essere, è la notte dei lunghi coltelli, questa è una metafora della notte dei lunghi coltelli, ragazzi, attenzione, adesso bisogna fare così, occhio ragazzi, attenzione, ok, dai, ce la stiamo facendo, ragazzi, attenzione, no, qua mi hanno preso in pieno, vabbè, non si sa come mai siamo riusciti a sopravvivere, ragazzi, attenzione, ragazzi, occhio, teniamoci al centro, aiuto, ok, dai, per ora sta andando bene, occhio al sasso,
dai, ce la stiamo facendo. C'è un altro sasso, ragazzi. Vabbè, mi ha preso in pieno il sasso. Il vero nemico di questa live è il sasso. Attenzione. Oh, dai, ragazzi, ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Che bestia. Grande Mapodofu. Grande Mapodofu, sono contento che ci sei, no? E adesso siamo per appunto. Scusate, mi leggo un attimo la chat, perché mi sa che sono rimasto un po' indietro. No, niente, ok. Insomma, mi fa piacere che ci abbia raggiunto anche Mapodofu. E adesso siamo però appunto a questo livello, no? Tipo che l'esilio di Simba, ragazzi, no? Questo mi fa un po' tristezza, sto livello, devo dire la verità, però bravo, complimenti. Mi sembra che qua sotto ci sia un segreto, ma non c'è un cazzo. Tra l'altro sto venendo, tipo, sto continuando a ricevere dei sassi sulla faccia. Attenzione, signori, adesso qua sotto forse c'è qualcos'altro. Sì, c'è un cazzo nel culo qua sotto, che ho appena preso, ovviamente, in pieno. C'è sto livello dove continuano tipo a cadere delle noci di cocco, no? Tipo, non è proprio semplice, devo dire. Però ce la dovremo riuscire a fare comunque. Attenzione, ragazzi, andiamo qua. Oh, vedete, mi ricordavo, qua c'è un segreto, abbiamo recuperato un po' di vita, signori. Abbiamo recuperato un po' di vita. Ma quindi Mufasa è morto. E chi te l'ha detto che Mufasa è morto? Chi? E te l'hai visto morire? Te l'hai visto morire Mufasa? Io non l'ho visto. Io non ho visto morire Mufasa, devo dirvi la verità. Se voi l'avete visto morire, non so. Io non ho visto niente. Mi sembra che, insomma... Mi sembra che, cioè, io non l'ho visto, quindi di conseguenza non è morto. Noi siamo in esilio perché? Perché siamo stati messi in castigo, praticamente. Tanto non so se avete notato il passaggio segreto che ho appena sfruttato, che è estremamente utile. E quindi, insomma, Mufasa in realtà è vivo, siamo semplicemente in castigo. Oh, attenzione, ragazzi, attenzione! Ecco, vedete questo punto qua? Non so se vedete questo punto. Allora, questo è uno di quei punti che se tu non sai in anticipo cosa devi fare, muori. Cioè, questo è... una cosa che non è che mi piaccia molto, devo dirvi la verità, perché tu praticamente è un... come si dice? C'è un termine per questi momenti qua, perché... che adesso non mi viene in mente, però vabbè, fondamentalmente è una di quelle cose che devi sapere a memoria. Tu devi sapere che in questo momento arriva il sasso. Se non lo sai, muori, punto. E il sasso ti ammazza sul colpo, non è che sta a fare, non è che sta a fare tante storie. Sì, è mio amico, l'ho visto morire. Ah, io non ho visto niente, McCricket. Mi dispiace, ragazzi, ma io non ho visto niente. Oddio, scusate, spoiler. Cos'è che hai spoilerato? Cos'è che avete spoilerato? Avete spoilerato Mufasa? Non avete spoilerato niente, ragazzi, perché Mufasa è vivo, ragazzi. Almeno per ora. Per ora, ragazzi, Mufasa è vivo. E più avanti sono sicuro che ve ne accorgerete. Vaffanculo, dicevo. E più avanti sono sicuro che ve ne accorgerete. Che voglio dire, mi darete ragione, no? Perché per l'appunto io non ho visto Mufasa morire, di conseguenza come può essere morto Mufasa se non l'abbiamo visto? Che cazzo è successo? Vabbè, insomma, è successo che sto facendo schifo e ecco, l'ideale sarebbe riuscire ad andare avanti. Ciao Lian. Come per ora è vivo? Per ora è vivo, Lian, io non l'ho visto morire, ragazzi, io non l'ho visto morire. No, avete spoilerato Persona 5, ragazzi, guardate che vi do un... Oh cazzo, ragazzi, vi sculaccio, Bene, complimenti. Questo è per l'appunto lui sconvolto. Lui è per l'appunto è sconvolto dallo spoiler di Persona 5, per l'appunto, no? Che è morto. Ma bisogna rifare dall'inizio, che due coglioni. Vabbè, dai, niente. Tanto abbiamo comunque abbastanza vita, quindi vabbè, amen. Dai, andiamo avanti. Oh, finalmente. Ciao Mela, sono contentissimo di vederti, perché mi sei molto mancata. Mi manchi sempre, in realtà, anche quando ci sei, mi manchi lo stesso. Allora, ragazzi, andiamo avanti, ho sbagliato, complimenti, ragazzi, sto facendo veramente schifo, sto livello. Sono andato bene finora, sto facendo le cose più complicate e vado a morire in punti del cazzo. Allora, adesso andiamo giù, per l'appunto, attenzione, ragazzi, facciamo così, andiamo avanti. Wow, attenzione, il bimbo! Ok, dai, l'abbiamo invitato anche stavolta. Adesso però stiamo un po' più attenti, Adesso però stiamo un po' più attenti, signori, perché, vi ripeto, le cose, insomma, vaffanculo, porca troia. Dicevo, stiamo un po' più attenti perché, giustamente, tipo la terza volta che lo ripeto, è la terza volta che prendo dei gran schiaffi e basta. Però dai, adesso basta, abbiamo riso, abbiamo scherzato, ora basta. Wow, chi è che ha girato? Sempre McCricket, grandissimo, io ormai mi sto affezionando al tuo tifo, McCricket, ti prego non smettere. Allora, attenzione, ragazzi, occhio, attenzione, ok, dai. Questo punto non è stato semplicissimo. Oh, finalmente il checkpoint. Quindi ora se si muore abbiamo meno rimorsi. Occhio, vaffanculo, sì, occhio un cazzo. Vabbè, dai, andiamo avanti. Insomma, quanti cazzo ce n'è qua? Vabbè, insomma,
ce la stiamo facendo comunque in ogni caso, magari se evitiamo di prendere sassi in faccia è meglio. Attenzione ragazzi, occhio, occhio signori, 3, 2, 1, via, bentornata Clo. Oh, l'abbiamo schivato per un pelo, ragazzi, se ci becca un sasso siamo morti, se ci becca un sasso siamo morti, via, via, oh, ce l'abbiamo fatta ragazzi, vai, anche stavolta. Ma minchia ragazzi, pesante sto castigo, eh. Sto castigo è veramente pesante. Ci hanno detto che se, ci hanno detto praticamente, no, che se torna ci ammazza. Vabbè, dai. Wow! Vabbè, potevo evitare di ruttare per mandare. Vabbè, ho preso un insetto velenoso. Vaffanculo. Ok ragazzi, insomma, il castigo di Simba prosegue, no? Vi ripeto che Mufasa non è morto, perché lui non l'abbiamo visto morire, quindi non è morto. Il castigo di Simba prosegue, adesso per l'appunto siamo in questa giungla, no? Dove Siamo in questa giungla. Ok, ciao, come faccio i suoni? Mi devo divertire. Per fare i suoni lo vedi sotto come si fa. Vedi che c'è un... Ci sono praticamente tutti i comandi per i suoni sotto al banner video. Se guardi, c'è proprio una sezione che si chiama suoni e c'è scritto tutto. Allora, stavo dicendo... anche a me mette stessa sto stage, è vero, mi mette proprio... Insomma, mi lascia un po' così, mi lascia un po' di nostalgia. Però dai, adesso c'è un momento, come dire, adesso c'è un momento un po' più felice, no? Certo, il nostro castigo prosegue, no? Ecco che di nuovo sono arrivati, è arrivata i Furfag di Mufasa, per l'appunto, no? Che vorrebbero farsi sculacciare, Allora ragazzi, attenzione ragazzi, perché adesso bisogna andare avanti. Questo stage anche ha un punto abbastanza noioso, vi accorgerete quale. Vi accorgerete di quale punto sto parlando tra poco. Allora, adesso come si faceva? Mi sembra che si dovesse andare di qua, no? Sì, Mela, perché prima ci stavamo chiedendo, no? Chi vi scopresti di più tra Simba e Mufasa? Io dico Simba. Qualcuno è d'accordo con me, qualcuno dice Mufasa, insomma, c'è un po' di varietà, mi piace, no? Il mio pubblico, perché comunque sia, no? C'è un sacco di gente che accetta la diversità, voglio dire, no? E quindi, insomma, è una cosa positiva. Allora, ragazzi, attenzione, perché adesso... No, non adesso. Tra poco c'è un punto noiosetto, che non è questo, però sto continuando a far schifo. Allora, attenzione, ragazzi, occhio. Oh, vedete, qua abbiamo preso già una vita. Ragazzi, però bisogna dire una cosa. È vero che sto gioco non è... Sì, però ecco, vedete, dicevo, è vero che sto gioco magari non è dei più semplici. Ecco, magari questo lo prendo, però c'è da dire che ti dà veramente un sacco di seconde possibilità. Ci sono veramente un monte di vite, comunque sia, un monte di continue. Cioè, per dire, noi avremo qualcosa già come... Bravo, complimenti. Dicevo, avremo qualcosa già come 6 continue, una cosa del genere. Quindi, insomma, magari si muore, ma per il momento non si corre proprio il rischio di fare game over. Mi leggo un po' la chat, eh. Cioè, e c'è, è vero, e c'era anche chi direbbe di Scar, è vero, come dice Jess, giustamente. Avendo l'opzione Simba in realtà la freschezza di Simba, che poi ragazzi anche Simba diventa Daddy, cioè se andiamo a vedere, non è che anche Simba comunque sia poi acquisisce un lato Daddy, quindi insomma, Scar fa più sesso, sì, effettivamente, no, è come dire, molto per sapio sessuali, no, e Simba a partire dal tale dello Shota comunque è oro. Infatti è la cosa che penso sempre prima di provarci con i professori, l'olvut. Comunque la grafica non è invecchiata male, è vero, ma la grafica è bellissima, cioè per essere una grafica 16 bit comunque sia, no, cioè si vede proprio che è curata, cioè comunque sia, guardate gli sfondi, comunque sia, è fatto proprio bene graficamente questo gioco. E cioè anche è vero, anche chi preferisce Kovu, insomma ci sono diverse filosofie di vita per chi vi scopereste di più tra Simba e Mufasa. Tipo, mi piace molto, no, in particolar modo se qualcuno è entrato adesso, no, che ci sente parlare per l'appunto di gente che si scoprirebbe Simba e Mufasa. Allora ragazzi, adesso fermatevi tutti. Adesso ragazzi, c'è un punto che non è difficile, è una stronzata in realtà questo punto qua specifico, ma se facciamo il percorso giusto ci guadagniamo un'espansione della vita. Se invece sbagliamo, siamo dei coglionacci. Vediamo un po' se ce la facciamo al primo tentativo. Allora, 3, 2, 1, via. Allora, sinistra. Adesso, destra, sinistra. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo preso un'ulteriore espansione della vita. E adesso la vita, per l'appunto. Ah, che bella ripetizione. Ci sarà decisamente più facile. Allora, ma nessun Tinna. Tinna, mamma dato, mia! Madonna ragazzi, ogni volta ragazzi, non mi ci abituerò mai ai miei stessi suoni.
Io mi sono perso all'inizio per quale console del gioco. È Super Nintendo, infatti. È Super Nintendo, infatti, Jess. Ti sei perso all'inizio, ossia la parte più difficile. Ma le iene. Le iene, devo dire che secondo me, quella. Come si dice? La iena più grossa, no? Che. Chi erano le iene? Banzai, Shenzi e. Come si chiama la terza iena, porca troia, che adesso mi sfugge. Vabbè, insomma, la iena, quella femmina, quella più grossa, secondo me, è tipo. Sa molto di Mistress, secondo me, devo dirvi la verità. Allora, ragazzi, basta. Andiamo avanti. Ed. No, Ed è quel. No, 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 chi è? Ed è quella che ride sempre. Allora, no, ho detto bene, Shenzi, ho detto bene, Shenzi. Allora, c'è Shenzi che è quella più grossa. Quella che è la femmina, quella più grossa, che peraltro non so se lo sapete, ma è veramente così. Le iene sono una società matriarcale. Per cui c'è Shenzi, che è la iena femmina, quella più grossa. Banzai, che è quell'altra che parla, il maschio. E poi quello che ride sempre, scemo, che è Ed. Quello che è Ed. Queste sono le tre iene. E niente, il riassunto di tutto questo è che secondo me Shenzi è molto Mistress. Che tra l'altro, nel Re Leone 3, io so che dicono il nome completo di Shenzi, che in realtà è lunghissimo. Si chiama Shenzi Jacquelina. Qualcosa, beh, c'è un momento dove Timon dice il nome completo di Shenzi, ragazzi, e non sto scherzando. Allora, ragazzi, Mamma andiamo mia! avanti. Ogni volta, allora, ragazzi, dicevo, abbiamo. Allora, torniamo a noi. Abbiamo preso l'espansione per la vita, però il prezzo da pagare è che adesso c'è un punto molto più difficile. Adesso si parte da qua, ossia si parte dal basso anziché partire da metà. E a questo punto devo dire che non è uno scherzo, devo dire che non si scherza, bisogna concentrarsi, ragazzi. Scusate se adesso parlerò poco, ma è il momento di concentrarsi. Attenzione, ragazzi, scusate. Allora, date un momento, Aspettate che ho anche un po' paura. Allora, via. Attenzione, uè, occhio, occhio. Ragazzi, ma immaginate. Oh, attenzione! Attenzione, ragazzi, ma immaginate un bambino, porca troia, fare questo punto, porca miseria. Aiuto! Aiuto, ragazzi! Ok, attenzione, via, 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 via. A parte che da bambino io ci sono riuscito, in effetti, però vabbè, io tipo avevo già, come dire, cioè, avevo già il vantaggio del cromosoma, per cui insomma, direi che. Wow! Attenzione, ragazzi! Attenzione, wow! Occhio! Occhio! No! Ok, aiuto! Aiuto ragazzi, questo punto è difficilissimo. Attenzione ragazzi, la tensione. Scusate se non guardo la chat, scusate se non guardo la chat, ma c'è veramente la tensione qua. Qua c'è veramente la tensione più pura. Occhio ragazzi, occhio. Facciamo così. E poi così. Oh, occhio. Aiuto. Aiuto. Ok. Attenzione ragazzi, ok, dai. Stiamo andando discretamente bene. Occhio, occhio, occhio. Ok, via. Basta. Ragazzi, bisogna arrivare in cima. È un casino ragazzi, questo punto è veramente un casino allucinante. Aiuto. Attenzione qua, attenzione, no! Ok, attenzione, occhio ragazzi, sto punto è difficilissimo, sto punto, vaffanculo questo punto! Oh, però notare che finora stiamo saltando fermi nel solito punto, non stiamo facendo progressi per un cazzo! Allora, attenzione, sì, ok, stavolta un effettivo progressino, no! Attenzione, ok, no, no, aiuto ragazzi, stiamo scendendo sempre più in basso, l'oblio, l'oblio, vaffanculo, vabbè dai ragazzi abbiamo perso, che vi devo dire? Abbiamo perso, però comunque l'espansione per la vita ce la siamo tenuta. E di conseguenza, anziché ripartire da lì, questa volta possiamo ripartire da qua. Che adesso vi accorgerete, partiamo direttamente da metà, pur tenendoci l'espansione. No! No! Non di qua! Bravo il coglione, niente, volevo partire da metà, invece siamo ripartiti esattamente da prima. Allora, stavo guardando un po' la chat, volevo guardarmi un po' la chat per l'appunto, vedo che anche voi avete, vedo che anche i presenti hanno sentito la tensione vera, però insomma, adesso ce la facciamo ragazzi, era uno scherzo ragazzi, era uno scherzo. Attenzione signori, ora rifacciamo, 3, 2, 1, via, 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 occhio ragazzi, occhio, occhio ragazzi, ho detto occhio ragazzi, no, no! Ok, no, era uno scherzo, ragazzi, era uno scherzo. State tranquilli perché questo che avete visto ora era di nuovo uno scherzo. No, sapete che a me insomma piace scherzare, no? Piace perdere apposta di tanto in tanto, no? E sapete che mi piace perdere apposta, no? E di conseguenza ogni tanto succede per l'appunto. Oh, ecco, vedete, ora si parte da metà. Ora si parte da metà e diciamo che dovrebbe essere più semplice, dovrebbe essere. Tecnicamente partire da qua, vediamo un po' se effettivamente è così, per cui occhio, occhio ragazzi, occhio, attenzione ragazzi, occhio, occhio ragazzi, via di qua, occhio, di nuovo la tensione vera, c'è di nuovo la tensione vera, scusate se non guardo la chat, scusate se non guardo la chat, ma questo è veramente un momento, uno di quei momenti, come dire, dove c'è proprio ve tensione, no! Complimenti, siamo ripartiti dall'inizio e ci è andata anche bene, e ci è andata anche bene che siamo partiti da qua, attenzione. Occhio ragazzi, occhio,
Wow, attenzione, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, ragazzi. Occhio. Madonna, sto punto è infernale, porca troia. Porca troia, maledizione alla Disney che come al solito odiano i bambini. In realtà fanno questi punti terrificanti. Allora, dai, occhio qua. Occhio qua. Wow, attenzione. Via. Attenzione qua. Occhio qua, occhio qua. Insisto, occhio qua. Via, via. Attenzione, stiamo su. Andiamo su. Dai, ragazzi, attenzione. Via. Ehi, occhio, ho sbagliato. Ho sbagliato. Io sto cercando, peraltro, di tenermi sulla sinistra, sulla destra, scusate, perché mi ricordo che sulla destra c'era una vita. Bravo, complimenti. Invece sto tipo cadendo, sto cadendo sempre più giù. Basta, non ce la faccio più. Oh, adesso basta, mi sono rotto i coglioni. Basta, mi sono rotto i coglioni, guardate, Adesso basta, non parlo più. Adesso non parlo più, sapete che quando non parlo più vuol dire che sono stufo. Quando non parlo più, anzi, adesso dico ora basta, no? Ecco, vedete, ho detto ora basta. Infatti adesso, guardate, oh, ho dato un po' quanti progressi, prendo anche questa vita. Oh, ecco fatto. Adesso salto anche qua, guardate, Guardate, ce l'abbiamo quasi fatta. Ce l'abbiamo quasi fatta. Ce l'abbiamo quasi fatta. Oh, Madonna, ragazzi. Madonna, ragazzi. Oh, il mio cuore, ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti, signore, grazie mille, come è stato Mac Cricket per aver fatto il tifo. Però no, dai, non mandate a fanculo chi è, perché non mandate a fanculo chi è, perché mi arrabbio. Allora, dai, ci siamo. Adesso, ragazzi, non so se rischiarmela, C'è una cosa qua che c'è per avere accesso a bonus stage, se riesco a prendere. Madonna, ragazzi, ogni volta. Allora, attenzione, 3, 2, 1, occhio! Oh, ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, adesso bisogna risaltare indietro. 3, 2, 1, attenzione ragazzi, epic gamer moment. Oh, dai, ce l'abbiamo fatta. Oh, dai, ce l'abbiamo fatta. No, è Steph, mandami a far culo. Ah, è Steph? Oh shit, te lo giuro che io ho realizzato adesso chi è. Ho realizzato adesso chi è. Non l'avevo capito, pensavo tipo fosse una persona appunto che ha scoperto i miei stream, no? Tipo, vabbè, meglio allora. Allora sono ancora più fiero. Tra l'altro fa ridere perché, cioè, è da un bel po' che viene qua, è da un bel po' che viene qua. Che viene qua Mac Cricket, no? Io dicevo chi è, vabbè, però sono felice che mi segue. Scopro solo adesso che era Steph, vabbè, perché sono una persona sveglia. Sono una persona sveglia come al solito. Beh, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Adesso qua c'è un segreto, mi ricordo. E adesso andiamo qua. No, andiamo qua. Adesso scendiamo giù. Oh, io sto cazzo di ragno. Attenzione, ragazzi, attenzione. Oh, ce l'abbiamo fatta. Grazie mille per il tifo. Attenzione, ragazzi. Adesso, Yosuke is now following, sto leggendo in chat, anche se non è ancora arrivato l'avviso. Però, insomma, grazie mille per il follow, è arrivato adesso. Grazie mille per il follow, carissimo, dovremmo essere a 71? Oh, una cosa del genere, insomma, siamo in abbastanza. Allora, ragazzi, dicevo Yosuke, grazie mille per il follow, adesso andiamo avanti, signori, perché è un attimino il caso di impegnarsi. Cosa c'era qua? Ragazzi, non mi ricordo assolutamente da dove si dovesse passare. Allora, mi sembra che si dovesse andare qua giù. Non mi ricordo, non vedo cosa c'è sotto. Mi ricordo chiaramente che si deve scendere, però non so di preciso il momento. Oh, ok, dai, oh, attenzione a quel ragno lì. Allora, dai, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro questi qua se li becco mi tolgono vita, non sono affatto nostri amici, per cui insomma, siamo attenzione. Ok, ragazzi, c'è un boss enemy, ragazzi, attenzione, no, che è questo, adesso è diventato Donkey Kong, è diventato Donkey Kong questo gioco. Beccati questo. Cioè, tra l'altro vedete appunto che non è che di boss non ce ne siano, cioè i boss in questo gioco ci sono, però curiosamente la musica del boss team c'è solamente al primo boss, non si sa come mai. Tanto bisogna fare attenzione a non avvicinarsi, no, perché ci tira dei ceffoni, no? Non so se avete notato, però insomma bisogna fare attenzione. Occhio ragazzi, questo è il momento Donkey Kong, beccati questo. Ok, adesso vedete che scappa, no? È Bigfoot, ragazzi, è Bigfoot questo, è vero, non ci ho pensato, è Bigfoot del video dell'altra, della scorsa Videosando Movie Night, che è tornato, che per l'appunto ci sta chiedendo, come dire, attenzione, beccati questo. Ok, attenzione ragazzi, che come solito vuole fare amicizia. Ecco, vedete, questo me lo ricordavo che si piazzava lì sopra e poi scendeva. Ok ragazzi, mi dispiace Bigfoot, ma il tuo spazio l'hai avuto l'altra volta, adesso basta, domenica scorsa hai avuto il tuo spazio e basta, misti ceffoni. Attenzione, top, becca di questo, attenzione, ecco, magari se no, becca di questo. Oh, abbiamo vinto, vaffanculo, mi dispiace. Oh, adesso finalmente Bigfoot ha capito che il suo tempo è finito. Basta Bigfoot, questo meme è finito, arrivederci.
Sapete che la versione NES di questo gioco finisce qua? La versione NES di questo gioco finisce per appunto contro questo gorilla, non si sa come mai, boh. Finisce con Simba che fugge dalle sue responsabilità e niente, e rimane per l'appunto nella giungla, boh, vabbè. Ok, dai, ci siamo presi una vita, c'è di nuovo quest'altro bonus stage, attenzione. Vediamo un po' se riusciamo anche a prendere un continue, non sarebbe male. Mancano 3 insetti per il continue. 3, 2, oh, dai, preso. Ragazzi, attenzione, attenzione, ragazzi. Adesso ce la facciamo a prendere anche la vita? Non sarebbe male, vediamo un po'. Occhio. No, non ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta perché siamo dei coglioni, vabbè. Oh, ragazzi, siamo finalmente ai livelli di Simba adulto, no? E Simba che ha sconfitto la pubertà uccidendo Bigfoot, come potete vedere. E adesso niente, possiamo andare avanti. Tanto questo livello è tipo uno dei miei preferiti, no? Perché a parte che è facile, ragazzi, questo livello è facilissimo, cioè morire qua veramente ci vuole impegno. Ma poi, cioè, è figa la musica, è figo lo sfondo, cioè questo livello è proprio il mio preferito in assoluto di questo gioco. Ed è una stronzata, come vi dicevo, non si sa come mai, no? Tipo, a differenza dei livelli precedenti, questo è una puttanata, no? Però il prossimo sarà difficile. Però il prossimo sarà molto difficile. Ecco, come ho detto, la gente che si arrapa in chat, cioè, veramente è un... Come direbbero i nostri amici, no? I nostri amici gamer, questo è un epic gamer moment. E Veronica per l'appunto non sa cosa si è persa. Ok, ragazzi, c'è questo punto, no? Questo punto particolarmente impegnativo, come potete vedere, no? Che semplicemente io mi piazzo qua, no? Cioè, guardate un po' che difficoltà, io mi piazzo qua semplicemente e dispenso ceffoni. Non devo fare niente, cioè, devo semplicemente mettermi lì, no? E prendere a schiaffi la parete e si va avanti tranquillamente. Mi leggo un po' la chat, eh. Ti amo Simba, lo so. È inutile che nascondi la tua citazione, Morris. Sai perché la nascondo? Perché praticamente ho disabilitato il filtro per i minori, no? Per questa chat. E di conseguenza adesso, Wolfesnack is now following. Grandissimo Wolfesnack. Sono molto felice, aspetto che arrivi la notifica per l'appunto, che come al solito arriva in ritardo durante la live. Ma grazie mille per il follow. E cosa stavo spiegando? Ah sì, stavo spiegando, no? Che siccome ho impostato questa chat per tutti, no? Ho disabilitato il filtro dei minori, non lo posso dire, non, ecco, è arrivato. Dicevo, non posso dire i miei kink così a voce alta, capito? Quindi insomma, sto cercando di contenermi. Allora, prendimi a schiaffi con la tua coda. Sì, arriva anche quello. Allora. Cioè, è troppo bella questa musica, ragazzi. Ma questo livello è veramente bellissimo. Cioè, è proprio una cosa spettacolare. Allora, adesso vedete, bisogna buttare giù questo. Bisogna buttare giù. Però la cosa divertente è che se ero troppo vicino quando davo una zampata al sasso, il sasso mi ammazzava. Cioè, per cui questo magari era uno dei modi in cui si poteva morire in questo stage. Però vabbè, dai, siamo riusciti tranquillamente. Ha solo detto quello che pensavamo tutti. Vabbè, insomma, è importante dire quello che si pensa a voce alta. Attenzione, ragazzi, a sto macaco di merda che mi spacca i coglioni. Allora, adesso. Ah, lì sotto c'è un continue per cominciare. Qua c'è un recupero della vita. Però, ecco, per prenderlo dobbiamo. Oh, no, non è un recupero della vita, è un continue, scusate. Però sopra c'è un recupero della vita, ragazzi. Sto facendo confusione, non fate caso. Allora. Facciamo così, adesso aspettiamo che vada avanti. Attenzione, grande Simba, ok? Abbiamo di nuovo un altro accesso al bonus stage. Ragazzi, nonostante questo gioco abbia la fama di essere un casino, stiamo riuscendo a farlo, come dire, abbastanza tranquillamente. Abbiamo avuto problemi per ora solamente nel punto, quello lì delle cascate, in quel punto là delle cascate. Poi per il resto stiamo andando, voglio dire, abbastanza spediti. Allora, adesso di nuovo bisogna dare ceffoni a questi, no? Questi dilettanti, beccatevi questo, beccatevi questo. Allora, intanto mi guardo la chat, mentre prendo ceffoni questi. Ti prego, Simba Daddy, schiaffeggiami per tutta la notte, no? Vabbè, dai, insomma, ragazzi, contenetevi, vi prego, ragazzi, contenetevi perché, vi ripeto, ho disabilitato il filtro dei minori, per cui, allora, attenzione, ragazzi, attenzione. Allora, adesso bisogna correre, eh? Bisogna correre, 3, 2, 1, via 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 via
via via via, attenzione, dai ragazzi, dai. In realtà è inutile che facevo scena, no? Facevo aiuto, attenzione, così, perché è una stronzata, basta andare avanti e non ci prende e basta, beccate di questo, esatto, esatto, fate come dice Swan, pensate ai bambini, pensate che un giorno potrebbe esserci vostro figlio in questa, potrebbe esserci vostro figlio in questa chat, ah, attenzione, ma tra l'altro sbaglio, mi sono perso una cosa, mi sa di sì. E mi sa che sono, mi sa che sono proprio un coglionaccio e mi sono perso una cosa che poteva esserci utile. Vabbè, dai, niente, pazienza, succede. Allora, adesso cos'è che bisognava fare? Allora, come al solito bisogna buttare giù queste stronzate. Andiamo avanti. Attenzione, mio figlio sarà malato come me. E ovviamente era quello che te devo dire. Allora, attenzione. Attenzione qua a questo punto. Oh, per ora tutto ok. Per ora tutto ok, andiamo avanti. Attenzione, beccate di questo scimpanzé di merda che mi spacca i coglioni. Andiamo avanti, cioè ragazzi, non so se... Vaffanculo, porca troia, ho sbagliato. Dicevo, non so appunto come state notando, no? Come fondamentalmente non stia avendo più particolari problemi dopo il... Cioè, il momento di tensione più alto c'è stato proprio il secondo stage, vi ripeto, no? E questa cosa mi fa veramente troppo ridere. Videosando, a quando la live di Fortnite? La live di Fortnite ovviamente sarà una live solamente per veri gamers, no? E niente, la includerò, ovviamente metterò ovviamente tutti rigorosamente con vestiti come con il trucco del Joker per potervi partecipare e allora si potrà e allora niente, allora per l'appunto potrete, come dire, e allora potrete farne parte. Allora, papà, non mi piace il furry fuori di casa. Esatto, questo è all'incirca il futuro, no? Il futuro che ci aspetta. Allora, andiamo avanti. C'è di nuovo un altro punto dove bisogna prendere schiaffi d'aria. Cazzo sì. Allora, cazzo sì nel senso un cazzo sì, così, oppure nel senso, insomma, oppure è un altro modo per dire fuck yeah, cioè insomma, può essere interpretato in svariati modi questa affermazione. Ma le donne come Joker femmine o come Harley Quinn? Le donne come Harley Quinn, ovviamente, ragazzi, che domande da casual mi fate, dai ragazzi, un cazzo, sì, ora ci capiamo. Ragazzi, mi sa che abbiamo finito lo stage, no? Vedete, adesso, niente, c'è cioè, tipo, oh, vedete? Ecco, non so se avete sentito, ci ha detto che il nostro castigo è finito, ci ha detto, no? E che finalmente possiamo tornare... No, no, aiuto! Oh, che culo, ragazzi. Dicevo, ci sta dicendo, per l'appunto, che il nostro castigo è finito. Quello era un ologramma di Mufasa, praticamente, no? Che ci stava spiegando che il nostro castigo è finito e che finalmente possiamo tornare alla rupa dei re, no? Ora che, per l'appunto, abbiamo imparato la lezione. Però niente, per l'appunto, dobbiamo arrivarci, per l'appunto. Finalmente il nostro castigo è finito, la cosa mi rende molto felice. E nulla, quindi di conseguenza adesso... ci sarà un punto molto difficile. Attenzione, oh dai, siamo riusciti a prenderci un altro continue. Dai. Ok ragazzi, tra i livelli più difficili del gioco se la giocano questo e il secondo. Questo stage è molto difficile. Tra l'altro curioso come questo stage si chiami Be Prepared, no? Che è la canzone, che è la traduzione in inglese di Sarò Re, che è la musica, per l'appunto, la canzone che canta Scar alle Iene, tecnicamente doveva essere nel terzo stage, no? Allora, però niente, è questo stage che si chiama Be Prepared, è curiosa questa cosa, in effetti. E non aspettatevi, per l'appunto, l'host di Sarò Re in questo stage, perché c'è un host che non c'entra niente. Per cui, insomma, ragazzi, lo scontro con Dark Mufasa si sta avvicinando, no? Per cui insomma, bisogna essere prepared, per l'appunto, come dice qua. E vedete, questo stage è difficile, ragazzi. Questo stage bisogna impegnarsi. Infatti, probabilmente ci saranno dei punti in cui starò zitto, perché dovrò, diciamo, discretamente concentrarmi. Allora, adesso non è ancora questa la... invece sì, dicevo, non è ancora questa la parte impegnativa, la parte impegnativa arriva tra poco, che ci sono tra l'altro questi pipistrelli di merda che ci fanno un male allucinante, bisogna fare attenzione. Allora, stiamo attenti, passiamo qua, quello lì aspettiamo a prenderlo, perché prima, ecco, adesso lo prendiamo, quella ricarica della vita, prima andiamo a fanculo sti stronzi, oh, ecco fatto, ora andiamo avanti.
mettiamo Persona 5 da parte, che Mapo non l'ha ancora finito. Sì, ragazzi, no, ragazzi, Mapo non l'ha finito, per cui mi raccomando, cercate di non spoilerare, se possibile. Andiamo avanti, Ocho. Ok, ci siamo ricaricati la vita, ragazzi. 1-3-2-1, via. Ok, vaffanculo. Vabbè, niente, dai, dovremmo farcela. Oh, cazzo, non ho visto pipistrello. Vedete questi pipistrelli di merda, no? Andrebbero ammazzati subito, tecnicamente, no? Se ce la facciamo, perché se no, per l'appunto, come vedete, ci danno problemi, come per l'appunto ci stanno problemi questo figlio di puttana che non ha ancora capito chi ha la comanda. Oh, ecco fatto. Attenzione, ragazzi, via. Ok, finora vaffanculo. Dai, però per ora stiamo perdendo un sacco di vita, ragazzi, Vediamo se riusciamo ad arrivare alla prossima ricarica senza morire, possibilmente. Attenzione, il bimbo. Avanti ancora sto stronzo. Speravo di fare le cose con tempismo, ma ci sono riuscito. Attenzione, ragazzi. Comunque, ragazzi, vi ripeto, abbiamo un quantitativo di vite di continue esagerato. Per cui... Ah, qua c'è un passaggio segreto, vedete, faccio qua. E voilà, abbiamo guadagnato l'espansione per il ruggito e basta. non ho idea di qualcos'altro di utile, diciamo. Probabilmente... Ah, ecco, una ricarica della vita, ecco cosa c'era lì sotto. Che qua ce n'è un'altra. E insomma, cerchiamo di sfruttarla bene. Andiamo avanti. Ho trovato un figlio di puttana qua. Attenzione, cerchiamo di sfruttarla bene. Giustamente mi faccio prendere a schiaffi in questo modo. E vabbè, dai, andiamo avanti. Qua ce n'è un altro. Vaffanculo. Qua c'è un altro bastardo. Vaffanculo. Ho detto vaffanculo. Che dice la chat? Un mio amico ha passato 100 ore su Persona 5 prima di aver finito il 2. Il secondo palazzo o qualcosa del genere, lol, what? Insomma, questo vuol dire essere veramente dedicato, bisogna essere veramente fan molto dedicati, ecco. No, non è che quando muore diventa visibile, in realtà è più un problema dell'emulatore che un problema del gioco. Allora, siamo presi una ricarica della vita. Adesso ragazzi, c'è questo punto qua, no? Che abbiamo due scelte. Possiamo o passare dall'ultima uscita, no? Da questa qua, e qua sotto c'è una vita e l'accesso al bonus stage, oppure possiamo passare da qua, che non c'è nulla di tutto questo, però c'è un checkpoint. E quindi io, ragazzi, per quanto, per carità, tutto il bene del mondo, così, io onestamente scelgo di passare dal checkpoint, perché il punto che c'è ora è veramente difficile. E non sarebbe carino morire, e non sarebbe affatto carino morire e doversi rifare tutto questo pezzo qua. Per cui facciamo così, vedete, andiamo a prendere la zampare, queste stalattiti di merda, che peraltro se ci prendono queste stalattiti ci ammazzano, per cui dobbiamo anche fare attenzione, dobbiamo anche avere un certo tempismo nel prenderle. Ecco fatto, andiamoci di mezzo. Oh, bene, ragazzi, adesso qua sotto c'è un checkpoint. E adesso, vedete, ci siamo persi quello lì e una vita più sotto. Però, vi ripeto, non conviene. Cioè, secondo me conviene decisamente di più il checkpoint. Le animazioni delle iene che muoiono sono fighe. Ma in generale è pieno di animazioni fighe questo gioco. Allora, ragazzi, abbiamo... Come dire, siamo a checkpoint. Adesso c'è un punto difficilissimo. Un punto veramente difficile, ragazzi. Bisogna concentrarsi, quindi parlerò un po' meno, parlerò perché è capace che si muoia qua, più o meno quanto le cascate. Quindi attenzione, 3, 2, 1, via, ok? Attenzione, vedete, sti cazzo di pipistrelli bisogna ammazzarli subito, perché se no li si ammazza subito ci fanno cadere. Quindi attenzione ragazzi, attenzione, ok, tranquilli, ok, siamo qua. Metodo Baglioni, ragazzi, esattamente come prima. Il metodo Baglioni, dobbiamo praticamente levarci dai coglioni. Evitare questi, invece siamo riusciti ad ammazzarli, subito. Andiamo avanti. Cazzo! Scusate, non avevo visto quello. Beh, che dire. Era uno scherzo, ragazzi. Non preoccupatevi, sapete che io sono sempre in vena di scherzi durante queste live, per cui non preoccupatevi. Quello che avete visto ora era uno scherzo, ovviamente sono morto apposta. Vaffanculo. Vaffanculo. Porca troia, vaffanculo. E vedete, anche stavolta sono morto apposta. Anche stavolta sono morto apposta, ovviamente per, insomma, per rendere questa live più divertente. Non sapete cosa faccio, no? Sono sempre questi scherzoni epici dove muoio. Allora, questo deve morire. Basta, ragazzi, concentrazione ragazzi, cerco una vita, culo. Ma c'era quella vita lì prima? Oh, vabbè, insomma. Ok, metodo Baglioni, via, il metodo Baglioni, ragazzi, grazie mille McCricket per il solito tifo. Attenzione ragazzi,
un'altra vita. Ragazzi, ma ste vite prima non c'erano. E ovviamente le perdiamo anche. E ovviamente le perdiamo anche, mi sembra ovvio. Cioè, anche qua, adesso la vita è qua, boh. Non ho capito come funziona il sistema di spawn dei power-up in questo gioco. Boh, vabbè, dai. Basta, ragazzi, concentriamoci. Abbiamo riso, abbiamo scherzato. Ora basta scherzi, No, ora basta scherzi. Basta scherzi. È stato divertente morire. Grazie mille per il reminder della schiena. Vedete, ora per l'appunto mi sono ritirato su. Basta ragazzi, ceffoni. Attenzione, siamo anche ripresi una vita. Wow, attenzione, quello lì mi avevo perso. Questo deve morire. Andiamo avanti. Ok, ragazzi, preparatevi. Metodo Baglioni, ragazzi. Via. No! Ok, è stato anche troppo Baglioni, effettivamente. Che sfiga, di solito ci riesco subito a entrare lì a sinistra. Che coglione. Vabbè, dai, rifacciamo. Uno scherzo, sempre. E erano così divertenti questi scherzi, no? Dove muoio, che mi dispiaceva rinunciare, no? E quindi volevo fare... Ma fanculo! E quindi ho voluto farne un altro apposta, no? Però ora basta, Ora basta, sul serio. Abbiamo riso. No, ora basta. Lo scherzo è bello finché dura poco, ragazzi. Per cui, ok, vedete. Ok, sì, adesso però è finito davvero, okay. Lo scherzo è bello. Ho voluto fare morire un'altra volta apposta, no? Perché mi faceva ridere questo scherzo. Però ora basta davvero. È stato il mio modo per dire addio a questi scherzi. Ora basta, ragazzi, siamo seri. Ora cerchiamo di essere seri. Basta, ti ho detto che bisogna essere seri. Forse non ci siamo capiti. Oh, ecco, vedete. Vedete adesso che siamo seri per l'appunto, no? Il metodo Baglioni un'altra volta, e adesso lo faccio anche a lui, il metodo Baglioni. Ecco fatto, si è levato dai coglioni. Detto, gli ho insegnato un trucco da gamer a quello lì, avete visto? No? Gli ho fatto fare il metodo Baglioni e quindi è morto. Ok, ragazzi, di nuovo. Ok, metodo Baglioni alla massima potenza. 3, 2, 1. Baglioni! Vaffanculo un'altra volta! Ragazzi, è incredibile. Oh, non ci riesco. Cioè, continuo a voler scherzare. Continuo per appunto a poter fare questi scherzi. No, ma ora basta. Dai, ragazzi, ora basta. Ora basta, no? Sapete cos'è? Perché mi sono distratto prima, no? E che anche adesso, no? Anche adesso mi sono distratto, ovviamente. Perché io voglio sempre... zio Post, è effettivamente molto difficile. Ciao, tra l'altro. Dicevo, no, che nulla, che praticamente è difficile. No, in realtà non è difficile, vi spiego, non è difficile, sono tutti scherzi che sto facendo. Sto ovviamente facendo lo simpaticone, sto morendo apposta ovviamente per rendere questa live più viva, ovviamente, no? E quindi, insomma, non pensate al contrario, no? Tipo, non pensate assolutamente al contrario, non starete mica pensando che stiamo morendo, tipo anche adesso, no? Non penserete mica che stiamo morendo, tipo per un errore, no? Tipo, chiaramente sono io che sto facendo questi scherzoni apposta. Basta ragazzi, basta scherzi, mi sono rotto i coglioni. Lo scherzo è bello finché dura poco, quindi vaffanculo. Vi dicevo, no, che lo scherzo è bello finché dura poco, appunto, no? Per cui io lo ribadisco sempre. Ok, basta. No, dai, ora ci concentriamo, Ora ci concentriamo. Basta. Ho detto basta. Basta. Metodo Baglioni. Attenzione, il metodo Baglioni, ragazzi. Tieni, questo è il metodo Baglioni. Te l'ho insegnato già prima, te lo ripeto, se non hai capito. Vita. Porca troia, ho rischiato, Ok. Metodo Baglioni, ragazzi. Metodo Baglioni. 3, 2, 1. Baglioni. No! Oh! Finalmente, ragazzi, finalmente. No, perché sapete perché? Perché finora ho scherzato, no? Tutti i morti che ho fatto finora erano uno scherzo, ovviamente, no? Sapete che, cioè, siccome mi sono reso conto che questa live, no, rischiava di durare troppo poco, no? E quindi ho detto, no, dai, moriamo apposta un paio di volte, no? Per rendere il tutto più divertente. E infatti, niente, scommetto che vi siete divertiti e scommetto che ci siete cascati. Scommetto che pensavate che stessi morendo apposta. Ragazzi, ma su, dai, noi di solito scherziamo, ma... Sapete benissimo, no? Che in realtà tutte le volte che mi vedete morire, no, sono o scherzi
oppure glitch di Twitch che per qualche motivo, no, vi fa visualizzare delle morti che non ci sono, in realtà non sono mai morto per l'appunto, no, e quindi questo mi sembra chiaro, voglio dire. Allora, attenzione a questo punto, Ok ragazzi, qua questo c'è un altro punto dove si rischia di fare lo scherzone, perché qua questo è un salto complicato, bisogna saltare e aggrapparsi a quello, non è semplice. Attenzione, attenzione. Occhio, ok, ho sbagliato, occhio, fanculo, ho rischiato, tensione ragazzi, occhio, insisto, occhio, oh, vedete, oh, ci siamo, attenzione di nuovo ragazzi, attenzione ragazzi, no, no, attenzione ragazzi, no, non voglio rifare il metodo Baglioni, non voglio rifare il metodo Baglioni, attenzione signori, oh, vaffanculo, levatevi di mezzo, levatevi dai coglioni, forse, oh, ecco fatto, vaffanculo, oh, questi qua non avevano capito il metodo Baglioni, non avevano capito, no, e quindi gliel'ho ripetuto, perché non avevano capito bene, no, come funziona. Ok ragazzi, ci siamo, adesso c'è una specie di, fanculo, dicevo, una specie di, oh, vedete, checkpoint, c'è una specie di boss battle adesso, no, che non so se definirlo un boss, però praticamente noi siamo qua e dobbiamo aspettare che praticamente, vedete, stiamo andando benissimo, devo dire, dobbiamo aspettare che cadano delle stalattiti su sopra questi crateri, no? E una volta che è caduto su tutti, il livello è finito praticamente. E tra l'altro, non so se avete notato, c'è un safe spot. Se io praticamente rimango sopra questi, i sassi non mi possono colpire. Devo stare solamente attento a due cose: alla lava sotto, vedete, infatti, alla lava sotto, e alla stalattite che può piovere dall'alto. Se la stalattite ci becca, si muore sul colpo, quindi insomma è il caso di stare un attimino attenti. Scusatemi, guardo un attimino la chat, l'ho pregato per farti flexare sui nemici, chi, Baglioni? Ok, sono molto felice. Combattimento tra animali, sì, è stato all'incirca questo, no, no, non era un combattimento, era io che cercavo di spiegare agli animali il metodo Baglioni, ovviamente, no, che anche stavolta, wow, scusate, dicevo che anche stavolta ha avuto successo. Allora, attenzione ragazzi, attenzione, continuiamo a tenerci sopra questi ragazzi, adesso vedete, facciamo così, no? Adesso ecco, sopra questi, ecco, adesso praticamente abbiamo vinto perché non possono più colpirci. Non c'è più né il pericolo della stalattite né niente. Io mi tengo qua, come vedete, e arrivederci e grazie. Oh, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Oh no, ho pregato al lama, sì, al lama, Baglioni, stessa cosa, dai, se non è giusta, la stessa cosa. Ok, ragazzi, ci siamo. Ragazzi, ci siamo, è arrivato il momento. Il nostro castigo è finito. Il nostro castigo è finito, siamo tornati a casa, ebbene sì signori, finalmente possiamo farci perdonare da Mufasa, per l'appunto, no, che era arrabbiato con noi, no? Allora io mi ricordo svariate cose, mi ricordo per cominciare che qua sotto c'era una vita, se non mi sbaglio, e anche dei bastardi, no, tipo, guardate un po' cosa è successo praticamente, c'è qualcosa che non va ragazzi, c'è qualcosa che non va, secondo me, il lato malvagio di Mufasa, è successo praticamente che il lato malvagio di Mufasa, secondo me, ha avuto il sopravvento, Mufasa è diventato Dark Mufasa, e di conseguenza nulla, e di conseguenza vedete tutto rovinato praticamente, no? Quindi dobbiamo sconfiggere Dark Mufasa, dobbiamo sconfiggere, no? Che è sopravvissuto, e appunto che abbiamo visto che è sopravvissuto, però dopo che è sopravvissuto praticamente è diventato malvagio, no? E quindi il nostro obiettivo adesso è sconfiggere il lato oscuro di Mufasa, no? Che per l'appunto ci stiamo apprestando a farlo. Beh, ok, non è questo il modo giusto, tipo avevamo una vita, l'avevamo e tipo niente. Sì, sono diventati tutti goth, sono diventati, no? È diventato improvvisamente, sì, praticamente stanno tutti passando una fase emo, praticamente, no? E quindi niente, adesso per l'appunto dobbiamo fargliela finire la fase emo di Mufasa, no? Andando avanti, vedete che dovremmo riuscirci. Oh, questi devono morire prima di subito. Madonna ragazzi, quanti schiaffi che stiamo prendendo. Allora, adesso andiamo qua. Andiamo, c'è di nuovo questo bastardo, prima ci ha ammazzato, ma adesso basta, adesso mi ha proprio rotto i coglioni. E qua, signori, è valsa la pena questo sacrificio, perché qua c'era l'ultima espansione per la vita, no? E adesso tipo una vita esagerata, cioè adesso insomma dovrebbe tecnicamente essere tutto molto più semplice.
tecnicamente, e quindi niente, adesso continuiamo ad andare avanti, adesso dobbiamo tornare indietro, ragazzi, ma questo stage non è difficile, questo stage è molto semplice, e poi ragazzi è il momento di dare una lezione al Mufasa oscuro, tra poco sarà il momento per l'appunto di far tornare la pace, nel regno dei funghi. Adesso entriamo qua, che mi sembra che sia la strada giusta, sì, è questa la strada giusta. Allora levatevi di mezzo perché abbiamo da fare ceffoni, come vedete, come se non ci fosse un domani, questi altri ceffoni. Sì, anche a me piace tantissimo questo, mi dà proprio soddisfazione prendere a ceffoni sti bastardi. Allora passiamo di qua ragazzi, adesso entriamo qua, signori. Eh sì, in realtà tipo è tutta un hack di Super Mario, no? Dove tipo è stato tutto modificato. Allora, vaffanculo, ho sbagliato, sono un coglione, ok, però vabbè dai, ce la stiamo facendo lo stesso. Ciao, vaffanculo. Ok ragazzi, sentite che soddisfazione, no? Sentite che soddisfazione queste onopee di schiaffi, cioè è veramente una cosa, veramente mi fa sentire proprio bene. Ok, adesso ragazzi bisogna fare di qua, mi sembra che, allora, andando dalle altre parti, vaffanculo porca troia, dicevo che andando dalle altre parti andando dalle altre parti ci sono delle vite, ci sono, no? Però non vale la pena perché, cioè, le perdiamo quelle vite lì, per cui è meglio andare dritti al sodo, che mi sembra che sia questa parte qua, se non ricordo male. Se questi possibilmente, ecco, si lasciano ammazzare senza rompermi troppo i coglioni. Andiamo di qua. Attenzione, questo qua mi sa che deve proprio capire immediatamente chi è che comanda. Ecco fatto, ragazzi, ci siamo quasi, Ragazzi, ci siamo quasi, preparatevi. Che è fatto? È cominciato a volare. Oh, ecco fatto. Andiamo qua. Entriamo qua. Ok. E adesso era la prima o la seconda? Boh, non me lo ricordo. È la prima o la seconda, ragazzi? Secondo me è la seconda. Secondo me era questo. Sì, mi sembra che fosse questo. Vediamo un po'. Sì, ok. Ok, adesso, ragazzi, bisogna dare ceffoni come se non ci fosse un domani. Ceffoni come se non ci fosse un domani, ragazzi. Guardate un po'. Beccatevi questo, ceffoni, ragazzi. I ceffoni, vi ripeto. Oh, ragazzi, ci siamo. È arrivato il momento dello scontro finale. Ebbene sì, è il momento di sconfiggere il lato oscuro di Mufasa. Eccolo qui, ragazzi. C'è lo scontro contro Dark Mufasa adesso. Per cui mi dispiace, papà, ma hai rotto i coglioni. È vero che sei sopravvissuto, però è il momento di prendere degli schiaffi, che tra l'altro vedete io non lo prendo a zampate, no? Io tipo per batterlo la mossa, perché tipo qualcosa come ha un quantitativo di HP esagerato, no? È scappato. Dove credi di andare, Dark Mufasa? Non hai capito come funziona qua, Dark Mufasa, mi dispiace, ma non hai capito come funziona. Andiamo a prenderlo, ragazzi, basta, mi dispiace ragazzi, ma bisogna dargli una lezione. Tra l'altro quel boss lì praticamente c'ha qualcosa come 200 HP, no? E tecnicamente se non si fa come sto facendo io, ossia saltandogli sopra, praticamente gli toglie un HP a zampata, per cui ci vogliono 200 zampate, ci vogliono, no? Invece facendo come faccio io, gli si fa un male assurdo, per cui per l'appunto adesso siamo sicuri di riuscire a dare una lezione a Dark Mufasa, per l'appunto, no? Che si sta avvicinando il momento, vedete che c'è la musica epica, no? C'è una musica epica di... aspettate, porca troia, ragazzi, ecco, da far così, mi spiace Mufasa, ma non puoi fuggire dalle tue responsabilità, è il momento di darti una lezione, quindi andiamo su ragazzi, proseguiamo, affanculo, beccatevi questo, e poi questo, ok, ecco fatto, adesso c'è un altro punto discretamente complicato, no, non è vero, in realtà è abbastanza una stronzata, se non ricordo male, attenzione ragazzi, Eccolo di nuovo Dark Mufasa, ragazzi, mi dispiace, ma è ora di fargli finire questa fase. Mi dispiace Dark Mufasa, ma la tua era una fase, quindi becca di questo, bisogna farlo tornare a essere una persona normale. Becca di questo, e poi questo. Attenzione, continuiamo a saltargli sopra, gli stiamo facendo malissimo, è scappato, sta di nuovo cercando di fuggire dalle sue responsabilità. Mi dispiace, ma può fuggire, ma fino a un certo punto, perché adesso lo raggiungeremo. Non preoccupatevi che... sì, leggo che nel frattempo, no, state interpretando, no, nel modo giusto, no, nelle solite metafore, no, con Salvini e Di Maio, no, durante proprio il vero significato di questo gioco, come al solito. Adesso andiamo avanti. Wow, ragazzi, questa qua però è stata sfiga, Questa è stata un po' sfiga. Qui beccati questo, e poi questo. Ragazzi, attenzione.
fugge dalle responsabilità come ogni adulto che si rispetti. Mi dispiace, ma deve finire. Mi dispiace, ma la deve finire. Per cui andiamo su. Andiamo su, ragazzi, adesso lo raggiungiamo, Lo raggiungiamo, ma non preoccupatevi che lo stiamo raggiungendo. Wow, attenzione! E che sfiga! E che sfiga, ragazzi! Vabbè, dai, che vi devo dire? Vediamo un po' se riusciamo a... Come si faceva adesso? E adesso come si fa? Cazzo, ci ha buttato giù, porca troia, come si fa? Ah, giusto. Bisogna ripassare da qua un'altra volta. Vabbè, dai, si rifà, ragazzi. Siamo qua, di nuovo, ok. Oh, tanto Dark Mufasa è già scappato. Oh, cazzo, che paura. Mi sono distratto un attimo, guardate la chat, guardate cosa è successo. Ma un'altra volta, ma che sfiga! Vabbè, insomma, sti fulmini del cazzo vanno sempre un po' a random, va un po' a culo qua la situazione. Allora, giocherai mai a Dark Souls? Ora sì. Ora Steph si può fare. Ora che ho sistemato questa connessione. Vaffanculo. Ora che ho... Porca troia, ragazzi, ma che cazzo succede? Dicevo, no? Che ora che ho sistemato questa connessione, un eventuale blind run a Dark Souls è fattibile. Prima non lo era, perché per l'appunto si sarebbe visto tutto estremamente spixellato. Adesso si può fare, adesso effettivamente si può fare. Sì, però ragazzi, sto incendio è rimasto qua, cioè come dovrei fare? Io passo lo stesso. Ancora! Oh ragazzi, io che devo fare qua? Che vi devo dire? Io proverò a passare di qua, proverò... sì, vabbè, dai, ma cos'è? Scusate, Ma che cazzo è? Sì, e poi, due dita in... Sì, e poi, due dita in culo, che ne dite? Cioè, come si fa? Cioè, spiegatemi adesso, tipo... Vabbè, dai, meno male che siamo anche andati... Cioè, ragazzi, è una cosa incredibile, cioè, veramente, Mufasa proprio le responsabilità proprio non se le vuole prendere, non se le vuole proprio prendere queste responsabilità, ma noi non ci arrendiamo, nonostante le intemperie, ho detto che nonostante le intemperie non ci arrendiamo, ragazzi, per cui basta, ora basta Mufasa, è il momento che tu torni in te, per cui andiamo su e prepariamoci allo scontro finale, ragazzi. È lo scontro finale. Wow, ecco, inizia male, no? Inizia con lui per l'appunto che ti dice che non gli interessa. Mi dispiace, ma ti deve interessare, amico mio. Mio amico mio, ti deve interessare. Per cui, attenzione, ragazzi. Lo scontro finale, signori. Lo scontro finale di questa live. Becca di questo, Dark Mufasa. Attenzione, ragazzi. Adesso c'è un solo modo per sconfiggerlo, tra poco, se ci riusciamo, Se possibilmente non ci ammazza prima lui, possibilmente, no? Attenzione, ragazzi. Continua imperterrito. Affanculo, porca troia. Vabbè, niente. Sempre uno scherzo, ragazzi. Non preoccupatevi, abbiamo avuto sfiga con tutti gli schiaffi che abbiamo preso, però adesso basta, adesso, ok, rifacciamo ragazzi, non preoccupatevi perché gli ho voluto dare un'altra possibilità ad Dark Mufasa, ho perso, no, sapete perché? Perché volevo praticamente, adesso scappo un'altra volta, dicevo, gli ho voluto dare un'altra possibilità ad Dark Mufasa, perché ho detto magari, no, non... magari riesce a tornare se stesso, no? Con le buone maniere, ho pensato, no? Con un po' di culo. E niente, però vedo che per l'appunto non è così, è rimasto sempre, no? Nella fase, come dire, nella sua fase emo, per cui adesso, gli diamo una lezione, proprio, bisogna veramente prendere, bisogna veramente prendere, no? Dargli una lezione sul serio, perché, cioè, ok, dargli le possibilità, però fino a un certo punto, cioè, a un certo punto la mia pazienza finisce, voglio dire, no? La mia pazienza finisce, per cui adesso basta, ho voluto dargli la possibilità di redimersi e l'ha sprecata e allora vorrà dire che lo faremo riprendere con le cattive, ragazzi, non preoccupatevi che adesso ci penso io, sì, qua tutto bene. Adesso c'è di nuovo, vedete, insiste, adesso qua c'è di nuovo lui, vedete come insiste, no? Vedete come insiste, no? Nei suoi modi di fare. Insiste nei suoi modi di fare beceri, però niente, adesso io gli devo spiegare come funzionano le cose, è il momento di spiegargli come funziona il mondo e soprattutto tra poco gli mostrerò la tecnica segreta, tra poco, che ho imparato durante questo periodo di castigo. Durante il periodo in cui sono stato in castigo ho imparato una tecnica segreta e tra poco la vedrà Dark Mufasa, non preoccupatevi che tra poco gliela fa vedere. Attenzione ragazzi, ecco che scappa, gli ho detto così e si è spaventato, gli ho detto così e si è spaventato, quando gli ho detto che c'ho una tecnica segreta si è spaventato, però, e non è il metodo Baglioni, ragazzi, e non è assolutamente il metodo Baglioni, questa è una tecnica segreta vera e propria, per cui adesso gliela mostro, si è spaventato, però, insomma,
aspettate, facciamo così, qua ho capito che bisogna correre, l'unica qua è correre, non c'è niente da fare, sì, metodo Baglioni ragazzi, lasciamo perdere sti stronzi, non abbiamo tempo da perdere, andiamo su, corriamo ragazzi, corriamo, via, speriamo in Gesù, Gesù, dai, però potevi evitare, ok, andiamo qua adesso saltiamo qua, ci stiamo facendo malissimo, ma non importa, andiamo qua, poi qua, ok ragazzi, ci siamo, adesso preparatevi perché vi devo far vedere il mio colpo segreto, ci siamo, mi dispiace Dark Mufasa, ma stavolta è l'ultima, quella di prima ti abbiamo dato un'altra possibilità, l'hai sprecata, però adesso mi dispiace, ma è finita, adesso mi dispiace dirtelo, ma non puoi più fuggire, quindi beccati questo, attenzione ragazzi, ho detto beccati questo, basta Mufasa, non ci siamo capiti Mufasa, ti ho detto che la devi finire, attenzione ragazzi, beccati questo, ragazzi, basta, questo non vuole proprio accettare le sue responsabilità, ragazzi, è inutile, non vuole proprio, però mi dispiace, allora ragazzi, c'è una sola soluzione che non gli piacerà ed è quella di usare su di lui la tecnica segreta, dobbiamo usare la tecnica segreta della foglia, aspettate un attimo che ce la facciamo, forse se ce la facciamo magari, perché questo qua inizia veramente a essere estremamente complicato, oh ragazzi, attenzione ragazzi, adesso devo aspettare che sia vicini qua, adesso gliela faccio vedere, dov'è finito, è qua, attenzione ragazzi, perché adesso gliela mostro, siete pronti? 3, 2, 1, colpo segreto della foglia! No, è ancora vivo, aspettate che glielo rifaccio, attenzione ragazzi, perché è ancora vivo, non ha capito il colpo segreto della foglia, mi sa che non l'ha inteso, no, ho sbagliato, aspettate ragazzi, vaffanculo, attenzione, bisogna veramente fargli il colpo segreto, aspettate, va un altro po' più indietro, Dark Mufasa, mi dispiace, ma il tuo dominio è finito, beccati questo, più indietro, oh, è il momento, 3, 2, 1, colpo segreto, ho sbagliato, 3, 1, colpo segreto della foglia, oh, ecco fatto ragazzi, mi faccio un applauso perché finalmente abbiamo sconfitto Dark Mufasa, abbiamo sconfitto col colpo segreto della foglia per l'appunto, che è quello che abbiamo imparato quando eravamo in castigo, no? Adesso Mufasa finalmente torna buono dopo che l'abbiamo buttato di sotto e niente, sì vabbè, probabilmente finiremo di nuovo in castigo perché stiamo ruttando, però speriamo che non ci senta, però ce l'abbiamo fatta ragazzi, è stata una live bellissima, abbiamo risolto ogni problema, abbiamo sconfitto Dark Mufasa, siamo riusciti anche a non usare nemmeno un continuo, pensate un po' come siamo stati bravi, insomma ragazzi, Mufasa è sopravvissuto, oh vedete, questa è Mufasa per l'appunto che è sopravvissuto grazie a voi ragazzi, perché siete venuti in questa live e siamo quindi riusciti a salvare Mufasa, non solo a salvarlo, ma anche per l'appunto a farlo tornare buono per l'appunto, vedete adesso per l'appunto è lì illuminato, no? E niente, good ending ragazzi, Mufasa non è mai morto, infatti non l'avevo mai visto morire, e quindi questa live, signore, si conclude in questo modo, esattamente, Kat, con il potere dell'amicizia e soprattutto, come giustamente dice anche Yosuke, il dominio, no, del regno degli anziani è terminato, finalmente, niente. Sentito, lo dice anche lui, ma no, mi sono spaventato. Dicevo, signori, ce l'abbiamo fatta, è stato molto bello, poi c'è anche il sequel, praticamente, no, col... il sequel praticamente che parla del periodo in cui Dark Mufasa ha avuto un figlio, no? E praticamente c'è un casino, no? Con le persone che con i furri che preferivano la versione Dark di Mufasa, no? Però insomma alla fine abbiamo, questa è un'altra storia, per ora abbiamo avuto la meglio, mi leggo un po' la chat, no? Io l'ho avuto così, ma non so se potrebbe piacerti il gioco di Madagascar 200 anni fa. Non è 2D, ma è fighissimo. Ma di che... Perché console? Perché console, Lu? Perché ce ne sono diversi, so, di giochi di Madagascar, in effetti. A parte che, vabbè, comunque sicuramente me lo segno tra i prossimi giochi che si potrebbe fare, effettivamente. Però, allora,
noi siamo quei furi, esatto, i cattivi in realtà eravamo noi. Questo è il vero plot twist finale. Io ce l'avevo per PC, vedo se riesco a trovarlo, vedo se riesco a trovarlo in giro, insomma, un attimino com'è. Perché c'è come mai degli 883 di sottofondo? Perché praticamente, insomma, c'è stata anche ovviamente una collaborazione con gli 883, ovviamente, no? Nel fare Jeff Buccellato, ragazzi, c'è Jojo, c'è Jeff Buccellato tra i credits, non so se avete visto, c'è anche la collaborazione con Jojo, non so se avete notato dei nomi dei credits, se non ci credete andatevi da guardare. E niente, ragazzi, devo dire che è stato un trip, devo dire che è stato, come al solito, un bello scontro generazionale, no? Praticamente giovani contro vecchi. Hai mai giocato a Max Payne? No, non ci ho mai giocato, l'ho sentito nominare molto spesso Max Payne, ma non ci ho mai giocato. So che è molto bello. E anche a Deus Ex dovrò giocare prima o poi. So che è molto bello. Che interruzione brusca, ragazzi. E niente, tipo, è finito, è stato molto divertente, adesso ovviamente però è un loop, no? Praticamente la storia si ripete, e niente, sono stato molto felice di questa live, sono stato molto felice di questa collaborazione anche con Max Pezzali. Fra i credits c'era anche Ted Morris, proprio tu, non volevo dirvelo ragazzi, ma anche io ho contribuito a questa storia, praticamente, ho contribuito a rendere questa storia quello che è. E Aoni, Ib, mi hanno consigliato anche Mad Father, ragazzi, arrivano gli horror, adesso che c'è questa, specialmente ora che c'è questa live extra, arrivano sicuramente gli horror, e non dovrete neanche aspettare troppo, ci sta anche che già la prossima settimana, comunque se porti Dark Souls sto in prima fila negli sparchi, assicurato, sono bene, perché prima o poi Dark Souls lo dovrò fare, e soprattutto la cosa bella di Dark Souls è che lo faccio in blind, io non ho mai giocato a Dark Souls, ragazzi, ho giocato a giochi terrificanti, ho giocato tipo giochi difficilissimi, Tau Project, Metal Slug senza continue, ora sto facendo Metal Slug 2 senza morire, cioè così, ma Dark Souls non ci ho mai giocato, e me lo chiedono in tantissimi, per cui saprà da fare anche Dark Souls, no, non ti preoccupare, quello, perché so dove prenderli, ho già il sito dove prenderli tutti. Ragazzi, sento di stare iniziando, porca troia, anche io, bene, ciao Fra, ben arrivato, dicevo, è ben arrivato ma è finito, e che stavo dicendo? Niente ragazzi, io in prima fila a masturbarmi, come al solito del retro, non è che cambia molto rispetto alle solite live. Allora ragazzi, vi dicevo, io mi sa che è tempo che chiuda questa live, perché sento di stare iniziando a perdere spaghetti e a dire stronzate. Perché la scimmia sta offrendo simbolo alla lettera P? Questo lascio a voi indagare sul simbolismo di questa cosa. Vi dicevo, grazie mille per esserci stati, ricordatevi come al solito che se volete supportarmi potete abbonarvi gratuitamente al canale se avete Amazon Prime, volendo potete abbonarvi gratuitamente a Videosando, e poi cos'altro, oppure ci sono svariati modi, non solo questo, potete anche spammare il canale, che tra l'altro non so se lo sapete, ma se spammate il canale e me lo fate vedere, cioè se mi accorgo che avete spammato o se me lo fate vedere voi, vi do 60 stelle per i suoni, ma questa è un'altra storia, quindi potete o abbonarvi o spammare o fare la donazione, tra l'altro per ogni abbonamento, no, che è gratis, o per ogni donazione sopra i 2 euro, faccio un disegno in live su Pay di quello che volete, di qualunque cosa vogliate, me la chiedete e ve la faccio, non c'è alcun problema. Basta ragazzi, abbiamo finito, direi che posso salutarvi questa volta per davvero, e ci vediamo, in altre parole, la prossima volta. Ciao a tutti, e aiuto, come cazzo si fa a chiudere? Aiuto! Scusate ragazzi, c'è il cursore che è scomparso. Oh, ok, eccolo qua, ci siamo. Dai, basta ragazzi, vi saluto, grazie mille per esserci stati, alla prossima. Ciao ciao!